Fine, buonasera a tutti e benvenuti alla prima serata del settimo mese della genealogia e della storia di famiglia. Un'iniziativa organizzata dall'associazione Non Solo Scuola di Modena in collaborazione con Family Search, Istituto Araldico Genealogico Italiano, Archivio di Stato di Modena, Archivio Storico del Comune di Modena e Archivio Storico Diocesano di Modena e Nonantola. 10 appuntamenti più uno, non dimentichiamoci la conferenza internazionale di novembre, per parlare insieme di storia, famiglia, genealogia, archivi, araldiche e chi più ne ha più ne metta. Stasera parleremo di un argomento che secondo me sta a cuore a molti di voi, ovvero del caso comune dell'antenato scomparso. Lo faremo insieme a Daniela e Maurizio Polelli, che adesso chiamo sul palco accanto a me e intanto ve li presento. Maurizio e Daniela Polelli sono impegnati da oltre 45 anni nella loro personale ricerca genealogica e anche per conto di altre persone. Daniela è stata per più di 10 anni direttrice presso la sede di Modena del Centro di Storia di Famiglia di Family Search. Nello stesso periodo, Maurizio, sempre nello stesso centro, è stato esperto in informatica applicata alla genealogia. Sono entrambi genealogisti diplomati presso la Scuola di Genealogia, Araldica e Scienze Documentarie di Bologna. Sono soci ordinari dell'Istituto Araldico Genealogico Italiano e membri associati dell'Accademia Internazionale di Genealogia. Maurizio è anche membro dell'Istituto Internazionale di Genealogia e Araldica. Da oltre 15 anni tengono corsi di genealogia sia nella biblioteca di quartiere sia presso l'Archivio di Stato di Modena. Collaborano con l'archivio anche realizzando percorsi didattici per le scuole inferiori e superiori. Attualmente collaborano con Family Search e con la Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie. Benvenuti. Grazie. Grazie. E Vi buonasera a lascio la tutti. parola e io mi nascondo. Buona serata a tutti. Grazie. Allora, io ho pochissima voce, mi sta tornando la voce ora dopo tanto tempo, quindi parlerò pochissimo perché fra qualche minuto sarò stanca, mi stancherò la voce. Va bene, allora il nostro titolo, come avete visto, è Il caso comune dell'antenato scomparso. Perché questo titolo? Io penso che a molti di noi sia capitato di trovarsi a fare le proprie ricerche e trovarsi davanti a un mura, nel senso che abbiamo il nome del nostro antenato, il luogo di nascita, la data di nascita, però in quell'anno e in quel luogo il nostro antenato non c'è. Sembra che lì non ci sia mai stato. Quindi dov'è sparito? Come fare per trovarlo? Mettiamo le slide. Sì, mettiamo le slide. Grazie. Ecco, ci sono diversi motivi per cui non riusciamo a trovare il nostro antenato. Stasera ne esamineremo alcuni, ma non tutti. Per esempio, il luogo di nascita non è corretto. E come facciamo se il luogo di nascita non è quello giusto? Dove troviamo le informazioni che ci servono? Le liste di leva e i ruoli matricolari ci possono aiutare. Vi spieghiamo rapidamente la differenza tra i due registri. Nelle liste di leva sono registrati tutti i giovani chiamati per il servizio militare, tutti, anche coloro che poi saranno dichiarati inabili o esonerati per vari motivi. Sono registrati per luogo di residenza ed è quindi necessario conoscere dove abitava il nostro antenato al momento della chiamata. Nel ruolo matricolare, invece, sono registrate solo le persone abili al servizio militare. Tutti i nomi sono registrati in una rubrica provinciale. Così, se sappiamo che il nostro antenato è della provincia di Modena, ma non ne conosciamo il comune, qui lo possiamo trovare. Per spiegare meglio, ve ne mostriamo qualcuno. Del Lucchio Neglio, c'è la paternità e maternità, che sono molto utili per la ricerca per poter andare indietro. La descrizione del suo aspetto fisico, che possiamo aggiungere alla nostra storia di famiglia. E c'è anche la sua professione e il suo grado di cultura, la sua data di nascita e il luogo. È nato a Verona, ma abitava a Ponte Alto di Modena e da Modena parte per il servizio militare, quindi non potremo trovare il suo atto di nascita a Modena. Dobbiamo rivolgerci a Verona.
Un altro ancora, Olivieri Arnaldo. Stesse informazioni come per il precedente, queste sono tutte liste di leva. In più, vediamo che è stato chiamato l'anno precedente, ma è stato rimandato per deficienza toracica. È nato nel Modenese, ma non a Modena, bensì nel comune di Spilamberto. Anche Pellacani Alfonso è nato in uno dei 46 comuni di Modena, a San Prospero, ed è lì che dobbiamo cercare il suo atto di nascita. Questo poi è bellissimo, eh? Silvestri Stanislao è nato a San Paolo, in Brasile, ma abita a Modena, in via Ricco Boni al numero 8. Questo per quanto riguarda le liste di leva. Nei ruoli matricolari le informazioni sono un po' più o meno simili. Ecco, guardate, questo è un ruolo matricolare. Lo sfidante è dato a Carpi, che è in provincia di Modena. Oltre ai dati anagrafici ci sono anche le sue imprese militari. Però sulla parte sinistra potete vedere i dati che ci possono servire per poter fare la nostra ricerca. Infatti in alto c'è scritto chi sono i suoi genitori. Ecco, qui vedete tutta la sua storia militare. E in alto, come dicevo, il papà, il nome del papà, il nome della mamma, dove è nato, giorno, mese e anno. Questo che facciamo vedere adesso è un ruolo matricolare di Giovanni degli Esposti. Viveva a Modena e un suo pronipote stava cercando il suo atto di nascita nel 1878, l'anno appunto in cui lui è nato. Ma non l'abbiamo trovato né nel registro di quell'anno né negli anni successivi. Allora abbiamo guardato, dopo diversi tentativi, nel suo ruolo militare e così abbiamo scoperto che in realtà era nata a Bologna. Così, anche questa volta, caso risolto. Il nome scritto erroneamente può crearci qualche difficoltà nella nostra ricerca. Zio Tacito, mio zio per esempio, in famiglia era sempre stato chiamato Antonio. Nel registro dei ruoli matricolari del suo anno di nascita non c'è. Se non lo trovate, come è capitato a me, cercate l'anno dopo, come nell'atto precedente, di Olivieri Arnaldo. Potrebbe essere stato dichiarato rivedibile alla prima visita. Infatti lo troviamo l'anno dopo col nome Tacito Gualtiero, ma il cognome è sbagliato. Poletti invece che Polelli. E anche per la madre il cognome è Poletti, ma è sbagliato anche quello. Ma è lui, lo conosciamo. A proposito di cognome diverso, ecco un altro motivo per cui potremmo trovarci in difficoltà. Il cognome viene rettificato con sentenza del Tribunale Civile. Il cambiamento viene segnato a margine dell'atto di nascita del nostro antenato. Ma se il nostro cognome è Rossi e presumiamo che il nostro introvabile antenato abbia lo stesso cognome, è difficile che lo troviamo registrato con il cognome Bianchi. Vi mostriamo alcuni esempi per spiegarci meglio. Il primo è molto semplice. Comune di Modena, ufficio dello Stato Civile, formula che si propone per annotamento a margine dell'atto di nascita 1316 dell'anno 1864. In virtù di sentenza di rettifica proferita da questo Tribunale Civile e Correzionale, AD 23 corrente mese, oggi trascritta per inserzione su questi registri di nascita, sotto il numero 70, parte seconda, il conto scritto atto viene rettificato sostituendo al cognome Fangareggi quello di Fangarezzi. È una correzione da poco. Abbiamo conosciuto diverse persone che per una consonante diversa o mancante non ha voluto accettare il proprio antenato come se non fosse la stessa persona, perché nel cognome c'è una R in più o una S in meno. In questo caso è un facile errore, dal momento che la lettera Z veniva scritta con un occhiello in basso che la faceva assomigliare a una G.
Questa sentenza viene trascritta, per riassunto, come nota a margine dell'atto di nascita e l'intera sentenza trascritta nella parte seconda del registro. Come trovarla se non ne conosciamo l'esistenza? Negli allegati di matrimonio, quando il nostro antenato si sposa, deve presentare il suo atto di nascita, su cui è trascritta la nota a margine e anche copia della sentenza della rettifica. Ecco, qui abbiamo un'altra rettifica. Tavernelli Pasquino, il cui atto di nascita è il numero 21 del 1861, con sentenza del 10 febbraio 1887, quindi 26 anni dopo, pronunciata dal Tribunale Civile di Pavullo, dice che al cognome Venturelli è stato sostituito quello vero di Tavernelli, dopo 26 anni. Ecco, in questa rettifica invece è il nome ad essere ufficialmente cambiato. Ah, questa è sempre, scusatemi, questa è sempre quella di Venturelli. Vedete, al cognome Venturelli è stato sostituito quello vero di Tavernelli. Ecco, in quest'altra invece è stato cambiato soltanto il nome. Da Tassi Antonio si è sostituito Tassi Amadio. In questo caso cerchiamo tutti i tassi che riusciamo a trovare. E poi c'è l'aggiunta di un altro comune cognome al proprio. Questo Manzotti Torquato viene aggiunto il cognome di Scapinelli. Questo atto porta la data del 1886 e questo significa che la nostra ricerca indietro nel tempo dovrà continuare col nome Manzotti e non dal composto Manzotti Scapinelli o solo Scapinelli. Ah, questa invece è una curiosità che fa sorridere, almeno a me fa sorridere. È un'aggiunta di cognome come il precedente, ma la persona che ne fa richiesta si chiama Gualandi, Zeffirino, Erminio, Massimo Ilario e con un nome così chilometrico fa istanza per essere autorizzato ad aggiungere al suo cognome quello di Manfredini. Pensate a quanto gli toccava firmare un documento, perché non c'è una virgola tra un nome e l'altro, quindi deve firmarsi con il nome completo. Anche questi atti di rettifica sono scritti nella parte seconda del registro di nascita del nostro antenato, ma l'indizio per trovare questa rettifica si trova sempre negli allegati di matrimonio. Qui abbiamo anche gli atti di tardiva registrazione che a volte fanno scomparire il nostro antenato dal suo atto di nascita. L'atto dice, è personalmente comparso Varroni Tommaso Fu Domenico di anni 33, nato di Morante Vignola, giornaliero, il quale fa istanza perché si è assunto un atto di notorietà onde supplire alla mancanza di trascrizione nei registri dello stato civile della sua nascita. A tale scopo presenta quali testimoni e vedete ci sono 5 testimoni. Malagoli Luigi, Clo Vincenzo, Grazia Francesco, Santi Tommaso e Santi Attilio con paternità, età e luogo di nascita. La formula che è segnata nella pagina successiva è veramente simpatica perché dice ai quali, previa ammonizione sull'importanza morale e santità del giuramento e sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulle pene della legge sancite contro testimoni falsi o reticenti, viene deferito il giuramento che portano tutti, l'uno dopo l'altro, stando in piedi, a capo scoperto, pronunciando le parole «giuro di dire tutta la verità, niente altro che la verità». Quindi alle analoghe interrogazioni loro fatte hanno tutto riportato, tanto unitamente quanto separatamente, come appresso. A seguito i due primi hanno dichiarato, avendo io conosciuto i coniugi Domenico Fu Vincenzo Varroni e Maria Fu Pietro Malagoli da Vignola, professiamo di attestare che da essi in Vignola stessa e nella casa Baldini in Castelvecchio nacque il 19 luglio 1856 un figlio
a cui fu dato il nome di Tommaso, che è il richiedente. E noi possiamo testimoniare perché lo stesso fatto ci consta anche dalla voce pubblica e perché come tale abbiamo sempre conosciuto il barone Tommaso. La data è del 1895, dopo 35 anni. Cioè 91, scusate, 91, dopo 35 anni. Errori di nome e cognome possono ostacolare la nostra ricerca, ma le rettifiche ci sono comunque d'aiuto. Ah, questo qui, secondo me, crea un bel po' di confusione. È un atto che serve per comprovare il nome di una persona per l'eredità. E si legge un pochino più in basso. Dall'esame dei suddetti documenti è risultato che la madre, Bettelli Ettore, venne iscritta nel registro di nascita come Casalgrandi Augusta, mentre il cognome del padre è Della Casa, che si unì in matrimonio con Bettelli Amadio come Casalgrandi Augusta e come tale fu enunciata nell'atto di nascita dei figli Ettore, Alessandro ed Edmondo. Nella necessità di mettere in armonia i documenti da prodursi, prego la Signoria Vostra Illustrissima di voler promuovere le rettifiche opportune, perché qualcuno ha scritto erroneamente i cognomi. Un altro atto di nascita molto interessante è questo qui, Alcide, Elvi Alcide, del 27 febbraio 1884. In fondo troviamo scritto che è nato un bambino di sesso femminile, che non mi presenta, è la levatrice che va a denunciare la nascita di questo bambino. E che non mi presenta e a cui dà i nomi di Alcide Maria, il bambino e il cognome di Elvi, il bambino un trovatello che poi viene affidato alla casa di Dio, come vediamo scritto. Ma poi nel 1904, probabilmente in occasione della chiamata alle armi, Alcide si accorge dell'errore e fa istanza perché venga cambiato. Questa è la richiesta di Alcide Elvi per ottenere, è un pochino più in alto, la sentenza che ordini al signor ufficiale dello Stato Civile di Modena la correzione dell'unico atto di nascita nel quale fu erroneamente indicato di sesso femminile anziché di sesso maschile. E questa è la richiesta. E qui vediamo la sentenza. Si promuove d'ufficio la rettificazione di atto di nascita e qui Elvi Alcide al sesso si cambia nel sesso che si dice femminile, si scrive invece maschile. Penso che sia nella pagina successiva, comunque questa è la rettifica. Ah, eccolo qua, scusate. Ero convinta che non ci fosse, ma guarda un po'. Un altro modo per perdere le tracce del nostro antenato è il cambio del nome. Vediamo alcuni casi. Il primo è proprio recente ed è preso dalla vita personale di mio marito. Mi trovavo insieme a lui a passeggiare per le strade di Casalecchio a Bologna, dove lui ha vissuto dall'età di 4 anni, e mi mostrava i luoghi della sua giovinezza, la scuola elementare, il parco, i negozi, eccetera. Incontriamo un suo vecchio compagno delle elementari che gli dice «Ciao Antonio!» a mio marito, che si chiama Maurizio. Mio marito risponde ciao, perché è un suo compagno delle elementari. Io ho sempre chiamato mio marito Maurizio, oppure amore mio, ma mai Antonio. Così lo guardo e gli domando, ma tu chi sei, Maurizio o sei Antonio? E allora mi spiega. Sono sempre stato chiamato Maurizio in famiglia, ma allo stato civile ero registrato come Antonio. Tutti gli atti che mi riguardavano erano con il nome di Antonio. Mia madre però mi diceva che il mio nome completo era Maurizio Antonio Fabrizio. Maurizio era il nome scelto per me. Antonio doveva essere il mio secondo nome in memoria dello zio Tacito, che è morto in guerra. Ma per errore era stato trascritto Fabrizio invece di Maurizio. Mia madre diceva che Fabrizio era un ladro nel paese dove vivevo e mai avrebbe voluto un tale nome per me. Ha fatto cambiare il nome in Maurizio. E sono iscritto alle elementari
col nome di Antonio, ma quando sono andato ad iscrivermi alle medie, sul certificato di nascita era scritto Maurizio, nome con cui ero conosciuto da sempre, ad esclusione delle elementari. Finalmente, dopo anni, ho deciso di approfondire l'argomento nel mio nome. Ho scritto allo Stato civile spiegando tutta la storia e loro gentilmente mi hanno inviato copia fotostatica dell'atto di nascita, come è stato registrato allo Stato civile. Il mio nome è Maurizio Antonio, senza virgola. Per un errore di trascrizione dal registro di Stato civile all'ufficio anagrafe, prima sono stato registrato come Antonio, poi come Maurizio. In tutti e due i casi errato, il mio nome è sempre Maurizio Antonio. Poi ho scritto anche al parroco della parrocchia dove sono stato battezzato. Mi mancava ancora da scoprire il nome Fabrizio. Questa è la fede di battesimo che mi è stata inviata. Era vero che per errore mio padre aveva detto Fabrizio invece di Maurizio. Ma successivamente ha fatto inserire il nome Antonio. Si vede la scrittura diversa. In questo modo è stato chiarito il mistero che girava intorno al mio nome. Un altro errore su questo atto. Il nome della madrina è Poletti Lia di Gino. In realtà Polelli, non Poletti. Lia era mia cugina, suo padre e mio padre erano fratelli. Così mi chiamo Maurizio Antonio allo Stato civile e Fabrizio Antonio alla Chiesa. E io lo chiamerò sempre, amore mio. Mistero risolto e anche caso risolto. Vediamo adesso un altro caso, sempre preso dalla nostra famiglia, mio nonno Giuseppe. Io non l'ho mai conosciuto e poco si sapeva in famiglia di lui, se non che si chiamava Giuseppe e che faceva il maestro. Per tutti, quindi, è sempre stato nonno Giuseppe. E questa è la fonte da cui sono partita. La lapide che c'è sulla sua tomba. Si vede benissimo Calzavara Giuseppe maestro. Anche su un suo quaderno di scuola, come maestro, era scritto Calzavara Giuseppe. Ma quando cerco il suo atto di battesimo, non lo trovo. Nessun Giuseppe è nato a Padova in quell'anno. Allora provo con l'atto di matrimonio. E qui c'è scritto, queste però sono le pubblicazioni ma va bene lo stesso, che in realtà si è sposato col nome di Filippo Sante. Giuseppe non c'è, ma i genitori sono gli stessi. Giacomo Girolamo o Girolamo Giacomo o Giacomo soltanto, che facendo poi ulteriori ricerche ci accorgiamo che viene usato indifferentemente uno o l'altro, e la mamma è Pasqua Meneghetti. Con questo dato posso risalire al suo atto di nascita. Trovo l'atto di nascita del nonno, che è anche un pochettino sbiadito, ma non per colpa della fotografia, ma proprio perché l'inchiostro è così. Ne ho fatto un piccolo ingrandimento per farvi vedere che il suo nome era Filippo Sante. Calzavara Girolamo, il bisnonno, era figlio di Sante. E la bisnonna Meneghetti Pasqua era figlia di Giuseppe. Quindi penso che questo sia il motivo per cui lui si faceva chiamare Giuseppe. Aveva il nome di Sante all'anagrafe di suo nonno e aveva il nome di Giuseppe in casa. Quindi a questo punto, altro caso risolto. Vediamo un altro caso. Ultimamente, in archivi di Stato, stiamo mettendo a posto i fascicoli degli allegati. Ogni tanto troviamo dei fogli volanti che non sappiamo dove inserire. A volte troviamo subito il fascicolo, altre volte no. E allora li mettiamo in una cartelletta con su scritto casi disperati. Non solo perché la ricerca della persona menzionata nell'atto ci fa disperare, anche perché pensiamo ai suoi discendenti che si disperano per trovare informazioni e non trovando niente lo danno per disperso. Ogni tanto tiriamo fuori un certificato da questa cartella e vediamo se riusciamo a trovare da chi appartiene. Da questa cartella dei casi disperati abbiamo preso i casi che seguono.
Questo è l'atto di morte, un atto di morte inviato dagli Stati Uniti e precisamente da Peoria, nell'Illinois. Certificato di morte di Maria Gilda Melchiori, figlia del fu Petronio Capone e moglie di Pio Melchiori, nativa di Ranocchio, provincia di Modena, morta nell'ospedale a Peoria, stato dell'Illinois, Stati Uniti d'America del Nord, morta il 23 agosto 1913, causa morte, collapse delirium puerperium, firma del medico attendente Clara E. Hayes. Venne seppellita il 31, è scritto 34, ma il 24. Agosto 1913 nella città di Toluca, nella contea di Marshall, stato Illinois, Stati Uniti, nella Marca del Nord. Io, Oscar Henrich, segretario della Corte della Contea di Peoria, dichiaro che Maria Gilda Melchiori, secondo il certificato medico spedito dall'ospedale dello Stato di Peoria e sul libro di morte qui nella Corte registrato, risulta che è morta il 23 agosto 1913. Firmato Oscar Henrich, segretario della Corte. Comincia la ricerca. Essendo questo documento un allegato all'atto di morte, dovevamo inserirlo in quel registro. Per farlo, però, avevamo bisogno di conoscere il numero dell'atto di morte, perché gli allegati non hanno indice. Abbiamo cercato Maria Gilda Caponi nel registro dei morti di Montese del 1913. Niente. Controllati i registri di morte dal 13 al 19. Forse la morte è stata registrata in seguito. Ancora niente. Il luogo non era certo sbagliato. Non si può inventare un nome come Ranocchio, frazione di Montese, Modena. Anche se il nome è insolito, questo luogo esiste veramente, come Paperino in Toscana, vicino a Prato. Ci hanno anche fatto un film a ovest di Paperino. Il cognome però non è tipico della zona. Non abbiamo trovato nessuna Maria Gilda. Proviamo col marito. Matrimonio di Montese del 1913 indietro. Presumiamo che si sia sposata da poco, dato che è morta per parto. E speriamo che si sia sposata prima di migrare negli Stati Uniti. Troviamo un atto di matrimonio del 1905 di un certo Melchiorri Pietro Giovanni, non è Pio, ma controlliamo lo stesso e scopriamo si chiama Giovanni Pietro detto Pio, che è sposato con Capponi Giovanna Maria, figlia del fu Petronio. Non è Gilda, ma tutti gli altri dati corrispondono. È sicuramente lei. Ma facciamo un altro controllo. Nell'atto di matrimonio, l'atto di pubblicazione di matrimonio, è scritto che lei ha 22 anni. Fu Petronio e fu Zanni Pasqua. Cerchiamo il suo atto di nascita. Capponi Giovanna Maria di Petronio, nata a Ranocchio. Nella notazione a margine è scritto che si è sposata con Melchiorri Pietro il 30 gennaio 1905, atto numero 2 di Montese. Fin qui tutto corrisponde. Essendo però un atto di matrimonio, non possiamo inserire qui il suo atto di morte, perché quando si è sposata era viva. Continuiamo la ricerca. Nel 1913 non c'è nessun atto di morte di Maria Gilda o Giovanna Maria Caponi. Scomparsa di nuovo? No, solo registrata molto più tardi. Abbiamo sfogliato gli indici dei morti di Montese dal 1913 in avanti e troviamo il suo atto di morte registrato 4 anni più tardi, nel 1917. Con trascrizione dell'atto di Peoria, Caponi Giovanna, Maria, e c'è pure la trascrizione dell'atto di morte spedito da Peoria dell'Illinois. Il nostro antenato scomparso non è esattamente scomparso, ha cambiato nome o gliel'hanno cambiato, ma si può trovare con pazienza. Anche Merito Pietro ha cambiato nome, si chiama Pietro Giovanni detto Pio, è
troviamo questo dato sia nell'atto di matrimonio che nell'atto di morte. Vedete tutta la scritta? Anche questo caso è stato risolto. Abbiamo trovato anche un atto di matrimonio del 1844, periodo in cui non c'era lo Stato civile, e in cui viene scritto: questo Montorsi Matteo si sposa con la Gibertini Teresa. Eccolo qua, dalla chiesa di San Francesco, parrocchia di San Giorgio. Poi c'è la data in cui è stato scritto questo, questo certificato, Modena 12 dicembre 1859. Certifico, io sottoscritto, di aver fedelmente estratto da un libro di matrimoni di questa cura la seguente partita. AD 3 agosto 1844, e poi è scritto anche in numero. Il signor Don Luigi Ragazzi, cappellano di mia speciale commissione, ha assistito oggi al matrimonio celebrato in questa chiesa secondo la forma del Concilio di Trento tra Matteo di Giuseppe Montorsi e della Luigi Vivi, nativo di Rocca Santa Malatina, abitante sotto la cattedrale, e la Teresa del fu Luigi Gibertini e della vivente Maria Dondi, nativa di San Faustino nei sobborghi, domiciliata sotto questa cura. Fate le tre conciliare pubblicazioni nella cattedrale e in questa chiesa, come dal libro delle medesime, a pagina 53. Testimoni furono, firmato da Don Antonio Bernardi Curato, e poi il cappellano Bartolomeo, Don Bartolomeo Saielli, ha firmato per aver trascritto questo atto. Ecco, questo certificato tratta, come ho detto, un matrimonio celebrato nel 1844, però è stato scritto nel 1859. Vedete la data in cima al foglio? Questo significa che questo atto fa parte di un fascicolo di allegati di matrimonio. E se è stato chiesto un atto di matrimonio del 44 nel 59, significa che uno dei due è deceduto e l'altro si è risposato. Guardiamo nell'indice dei morti a partire da quella data indietro, sia per quanto riguarda il nome di Montorsi Matteo che di Teresa Gibertini. E troviamo la morte di Teresa Gibertini, che dice appunto che lei era moglie di Montorsi, e c'è Montorsi Angelo di Giuseppe, che era il cognato, e poi c'era il vicino di casa, che vanno a dichiarare la morte di questa signora. Quindi è Matteo che si è risposato. Allora cerchiamo nell'indice dei matrimoni dal 1859 in avanti. Troviamo, guardate qua, un Montorsi Luigi che si è sposato con Guidicelli Maria. Però noi cerchiamo Matteo. Per scrupolo controlliamo l'atto e scopriamo che Matteo in questo caso si chiama Luigi, ma è proprio lui, figlio di Giuseppe, vedovo di Gibertini Teresa. Vediamo un pochino più in fondo. Professione Guidicelli, eccetera, Domenico Antonio, dicembre. Ecco, vedete? Alla presenza di Montorsi Angelo e di Guidicelli Giovanni Testimoni, poi dice ancora che è stato compilato questo atto e che lei che lui è vedovo della vedovo, in alto lo vedete a prima riga, vedovo della Teresa Gibertini. Quindi è lui. E anche in questo caso abbiamo risolto il caso. A questo punto pensiamo di avervi dati abbastanza informazioni per poter sfidare tutti i presenti, e Martina ci dirà quali sono le informazioni che ci vengono date per risolvere loro i casi. Come nei Migliori Gialli intendiamo sfidarvi tutti nel cercare un antenato scomparso, e vi daremo tutte le informazioni che noi abbiamo avuto per fare la ricerca. Se siete pronti, andiamo. Ecco qua, guardate. Comune di Montese, un certificato di povertà di Quattrini Narciso. Come lo troviamo?
Vi lascio un paio di 5 secondi, un secondo. Se avete qualche idea, ditela subito. E Martina ci riporta le risposte se ci sono. Ok. Altrimenti andiamo avanti. Noi volevamo farvi divertire un pochino con noi nella ricerca. Aspettate un attimo che abbiano il tempo di reazione. Sì, perché sono rimasti scioccati da questa richiesta che non si aspettavano. Allora, vi dico intanto, cos'è un atto di povertà e quando viene messo? Quando due persone si sposano e non possono pagare le tasse matrimoniali, chiedono al comune che compilino questo atto, che significa che non hanno niente e non le possono pagare. Quindi va inserito negli allegati di matrimonio. Nel frattempo sono arrivate due risposte. Sì. Una è di Titti che ha detto allegato alle pubblicazioni di nozze. Abbiamo anche Maria Teresa che dice all'atto di nascita. Massimiliano Sana, ciao, che dice allegato degli atti matrimoniali. Daniela, ciao, che dice allegati di matrimonio del 1923, come sei precisa, Daniela. Ecco, beh, infatti, perché porta la data dell'11 giugno del 1923, ma negli atti nell'indice del 1923 di matrimonio non c'è. E allora abbiamo anche Morgana qua che dice anno di nascita e no, Massimiliano, ciao, Leonardo che dice atto di nascita. Morgana dice si calcola dall'età. Ok, allora cominciamo con l'età. Visto sono 27 anni, vediamo che cosa dice. No, però Scusate, Titti aspetta, è aspetta, aspetta. Tiziana Osio. Ciao Tiziana, che bello Avete rivederti. detto, Come qualcuno ha avatar. detto le pubblicazioni. Allora, è vero, possiamo guardare nelle pubblicazioni. Perché? Perché non sempre ci si sposa nel comune del marito. Anzi, era tradizione una volta. Non so se adesso lo fanno ancora, di sposarsi in quella della moglie. Quindi è vero, guardiamo le pubblicazioni. Da dove veniva lei? Quindi cerchiamo nelle pubblicazioni e troviamo pubblicazioni. Ecco qua, si è sposato con Santi Elisa Virginia, cioè queste sono le pubblicazioni. Lo apriamo bene, dunque. Lei ha 22 anni, è massaia, è nata a Montese. E lui anche è di Montese. Quindi a questo punto, come è stato suggerito, siccome c'è scritto che lui aveva 27 anni, proviamo a vedere se c'è una nota a margine accanto al suo atto di nascita. Vediamo l'atto di nascita di Narcisa. Facendo un po' di conti, è nato nel 1886 a Montese e l'abbiamo trovato, ma non c'è nessuna nota a margine. Allora, questo. Abbiamo Giorgia che rilancia con atti di nascita del 1896. Perché 96? Forse per quello che diceva Morgana prima di calcolare l'età. Ipotizzo Ecco, io, questo, però. infatti, questo qui è l'atto di nascita del 96, è giusto? Ed è facendo i conti dell'atto precedente dove lui aveva 27 anni. Si arriva a questo atto qua e si trova che lui è nato, però non abbiamo nessuna informazione qui di fianco, non abbiamo le note a margine che ci possono dire che lui si è veramente sposato in chissà dove insieme con Santi Elisa. Allora, a questo punto torniamo un attimo indietro nelle pubblicazioni di prima, vediamo cosa possiamo trovare qua che ci può aiutare. Vedete niente di interessante? Glielo vedo piccolino. Se ci zoomi la cosa interessante, la vediamo. Grazie. Abbiamo zoomato. Avete trovato la cosa interessante? Morgana dice i nomi dei genitori. Non esattamente, perché non sappiamo dove cercarli, cioè, anche se ci dicono i genitori. Allora c'è Maria Teresa che rilancia con il luogo del matrimonio. Luogo di matrimonio abbiamo detto che non c'è.
Abbiamo Barbara che dice di nuovo i nomi dei genitori, però avete detto che non ci sono. Luogo delle pubblicazioni. E È questa la pubblicazione. qua non c'è il luogo che può essere C'è utile? scritto, no, c'è scritto che le pubblicazioni sono state fatte a Montese. Lui è di Montese e lei è di Montese. Giorgia Vallauri propone paternità e maternità. E qui c'è invece un indizio che ci potrebbe aiutare. Così come abbiamo fatto con Narciso, cosa possiamo fare? Abbiamo trovato. Lui aveva 27 anni e abbiamo trovato il suo atto di nascita. La sposa, vedete? Infatti Barbara dice cerchiamo l'atto di lei. Non era quello che diceva prima Giorgio dell'atto di nascita del 96 calcolando l'età, quindi No, del diciamo Morgana? 96 è nato lui. Ah, ok, mi sono persa io. Ok, allora troviamo l'atto di nascita di Di lei. Santi Elisa. Ok. Esatto, Allora, come andiamo avanti. dice Tiziana Osio, brava, sempre sul pezzo. Francesco Moro dice anni 22. Ok, esatto, anni 22. Eccolo qua. E c'è anche la nota margine. Ma, Wow. sorpresa, sorpresa, allarghiamo la nota margine. Cosa dice? Allargala per Benino. È proprio lei, perché i genitori sono gli stessi. Santi Elisa Virginia, contratto matrimonio con Bicocchi Dante. Il 12 gennaio 1925 Montese. Non l'ha sposato il Narciso. Si è No, sposata con un altro. Ecco perché non abbiamo trovato il suo atto di matrimonio. ha fatto le pubblicazioni che, a cui non ha fatto seguito il matrimonio. Ah, Sorpresa, ma anche in questo caso siamo arrivati in fondo, caso risolto. Ok, questo caso invece che vi presentiamo adesso è simile al precedente, così lo ripetiamo perché così possiamo vedere meglio. Abbiamo trovato le pubblicazioni di matrimonio di questo Sinibaldi Antonio e Sonori Emma, che dovrebbero sposarsi, ma anche qui su atto di matrimonio non riusciamo a trovarlo. Allora, facciamo lo stesso discorso prendendo gli anni di lei e gli anni di lui. Con questo modo troviamo l'atto di nascita di Antonio, che ancora una volta non ha la notazione a margine che potrebbe essere molto utile, ma è lui perché abbiamo confrontato i genitori che aveva nelle pubblicazioni con i genitori che aveva al momento della nascita. Dal momento che sono gli stessi, è proprio lui. Cerchiamo poi, nello stesso modo, anche l'anno di nascita di lei, e eccola qua che la troviamo. Santi Elisa Virginia, che ha un tratto matrimonio. No, non è lei, non è questa. È la cosa. Esatto, No, lei è quella che ci ha preso in giro prima, mi sembra, no? Emma Sonori, hai schettato uno di troppo, forse? No, Emma Sonori. Eh sì, beh, comunque, sembra che sia sparito l'atto di nascita di Emma Sonori. Sì, infatti, è sparito, ecco, l'antenata è sparita lo stesso. Comunque, anche in questo caso, lei si è sposata nel 1940 con Righi Giuseppe e così questi poveri uomini di Montese sono rimasti senza moglie. Però, caso risolto. Ecco, un altro ultimo caso. Dopo passiamo alle domande. Aspetta che abbiamo un commento di Ambrogio che bisogna leggerlo. Adesso resta da scoprire cosa avevano di più interessante i mariti definitivi. Ecco, è vero, questo sarà un mistero che potremo scoprire facendo ulteriori ricerche. Perché forse l'ultima Emma aveva 18 anni, forse non voleva sposarsi, invece nel 1940 era un pochettino più matura, gusti diversi, chissà, chissà. Quindi adesso tutti attenti, perché abbiamo questo ultimo caso che è veramente eccezionale secondo me. Sì, ma ci è costato Sì, ci è costato tanto. un sacco di tempo, a voi però ve ne concediamo soltanto poco, così possiamo passare per persone più intelligenti. Ecco, guardate, questo è un atto in latino di morte di quest'uomo, tira in su, che si chiama Andrea De Giulia, sì, De Giulia, vedete? Andrea De Giulia, che lavorava in una fabbrica di cemento nell'Illinois.
Peter, no, era l'Illinois. È scritto lì. Ah, sì, ok. Pern. Ok. Cosa tiralo un po' su che si possono vedere bene anche le date. Ok, quindi abbiamo guardato, siccome è del 1908, che ce l'è stato arrivato, vedete? 18 aprile 1908, abbiamo guardato ovviamente gli indici di Montese di morte del 1808. Tirando giù, ecco qua. Dallari, Dozzi, Dozzi, Dozzi. Niente di Giulia. Quindi a questo punto che si fa? Fallo un pochino più grande che si possa venire un pochino meglio. Ok. Allora, noi ci siamo diventati matti, ma alla fine solo con questa pagina abbiamo trovato un indizio che ci poteva aiutare per trovare il nostro Andrea di Giulia. Vi lasciamo un po' di tempo per scorrere tutto quanto questa pagina che vi sto facendo vedere e poi Martina ci riferisce quali sono le cose che loro possono aver trovato, le idee. Ah, c'è Maria Teresa che dice di solito venivano trascritti negli anni seguenti. Ok, abbiamo provato, abbiamo guardato gli anni successivi perché abbiamo pensato che questo, sai, venendo dagli Stati Uniti, magari la posta era un pochino in ritardo, eccetera, eccetera, non c'è. Abbiamo due persone sul pezzo, Itasco, da YouTube, che dice Andrazzi, Ettore e Giulio, e Daniela Camelli che dice i primi due, e Tiziana Ozio che dice cognome sbagliato? Effettivamente questo è quello che dopo tante ricerche noi abbiamo notato. Noi stavamo cercando un Andrea di nome e di Giulia di cognome e invece abbiamo trovato questo Andreasi che aveva il cognome e Giulio il nome. Ho detto, boh, è una cosa strana. In più c'è due, perché lui ce ne ha due, tutti gli altri no? E per di più consecutivo? Andiamo a vedere. E così siamo andati a vedere l'atto di morte e abbiamo trovato nel primo che c'è tutta l'atto in latino che vi ho fatto vedere, che è stato riscritto, la nota margine che dice che il tribunale di Pavullo ha trascritto, che lui ha trascritto nel numero 12, quindi l'atto successivo, la rettifica. Al nome e cognome del defunto Andream de Giulia si può sostituire il cognome e il nome di Andreazzi Ettore Giulio. Nella parte successiva, che comincia in fondo a questa pagina qui, c'è l'atto numero 2 ed è tutta quanta la sentenza che è stata emessa per poter fare questo cambio di cognome e nome. Qui c'è tutta quanta la storia, che dice appunto che nel tribunale civile di Pavullo, nel Frignano, si sono riuniti, hanno fatto tutte queste cose qua. Il defunto era Andrea di Giulia, mentre trattavasi di Andreasi Ettore Giulio. Ritenuto che l'errore è comprovato, oltre che dal certificato del sindaco di Montese e in atti e lettere possedute dai familiari del defunto, e poi vanno avanti, eccetera, e questo quindi fanno, per questi motivi cambiano il cognome, e dal momento che non è colpa dei parenti è scritto anche che loro non devono pagarne le spese, perché per fare un cambio di nome o cognome bisogna pagare le spese, se è una colpa nostra, è una colpa nostra. Vedete adesso la prossima, che è la sentenza originale, vedete? È la sentenza originale per legalizzare la morte del predetto Andrea di Giulia. Il defunto si trattava in realtà di Andreasi Ettore Giulio. Ritenuto che l'errore è comprovato, nella pagina successiva, e poi dice anche che il parroco dice non, qui non si è, c'era nessuno, fallo più piccolino che si vede meglio, nessuno è Andrea di Giulia. Allora, per tutti questi motivi e per tutti quanti codici civili, eccetera, eccetera, diciamo che dove è scritto Andrea di Giulia si deve leggere Andreasi Ettore Giulio.
E anche in questo caso, complimenti a chi ci è riuscito. Complimenti a Watson, caso risolto. Bene, con questo noi abbiamo finito. Se avete delle domande, intanto grazie per averci ascoltato, per aver partecipato, per aver riso con noi. E se avete delle domande, siamo qua. Voilà, eccoci qua. Bravi tutti comunque. Ho visto tre commenti. Quanto tempo ci avete messo voi ad arrivare a Ettore e Giulio? Ettore Giulio, perché prima abbiamo fatto tutte le ricerche possibili e immaginabili, non abbiamo pensato che poteva essere, anzi abbiamo anche guardato tutto il registro pensando che forse chi ha scritto l'indice, perché alle volte succede anche quello, non l'ha registrato, quindi abbiamo guardato atto per atto fino in fondo, abbiamo guardato gli atti successivi, quindi ci è voluto un po' di tempo, poi alla fine detto, non è possibile. Se qui ha scritto 1908, deve essere 1908. E dopo allora lì abbiamo guardato e riguardato l'indice e abbiamo trovato questo. Perché non è che uno guarda subito, lì non c'è, andiamo a cercare subito, vediamo un altro nome. No, facciamo prima tutte le ricerche che sono indispensabili, però. Insomma, voi siete partiti, diciamo, avvantaggiati perché vi abbiamo già detto che lì l'avevamo fatto noi e non c'era, di là l'abbiamo fatto noi e non c'era, ecco. Quindi avevate soltanto la pagina finale su cui noi abbiamo avuto la lampadina che si è accesa. Ecco, io adesso partirei, visto che ci sono diversi commenti, domande, dal primo che ha fatto alle 8.07, quindi un'oretta fa, Ambrogio, ovvero Sherlock Holmes vi fa un baffo. Questo direi che racchiude. Grazie Ambrogio. Quindi è tutto. Tra l'altro, Ambrogio, che dopo averci seguito ininterrottamente per un anno, sarà il nostro relatore il sabato della conferenza internazionale, quindi segnatevi la data e venite tutti ad ascoltare Ambrogio. Benissimo. Allora, partendo dall'inizio, abbiamo il primo commento dal Brasile, e salutiamo anche tutti i nostri amici che ci seguono dal Brasile, visto che sono diversi. Dice, sono brasiliana, i miei bisnonni erano italiani. Ho un sogno di trovare la vera storia di come mio bisnonno è stato abbandonato in un cappuccinello a Cosenza nel 1862. E poi il messaggio prosegue, dice, dove e come ottenere queste informazioni? Allora, sono difficili da trovare queste informazioni, ma non impossibili. Allora, in quel periodo, ma anche in tempi recenti, dopo l'Unità d'Italia, è stato chiesto alle province di occuparsi dei trovatelli. Quindi gli archivi sono o in provincia o in alcuni casi direttamente sono rimasti nell'istituto. Per esempio a Venezia sono nell'istituto, a Napoli sono nell'istituto che poi l'hanno spostato all'archivio di Stato, a Firenze sono nell'istituto. Ma negli altri casi sono normalmente in provincia. Quindi bisogna prendere contatto alla provincia, se non c'è niente in archivio di Stato, e chiedere al loro appuntamento per poter parlare e cercare. Normalmente li mostrano i documenti, a meno che non ci sia una richiesta esplicita della madre che non vuole essere assolutamente trovata. Quindi anche se ci fosse un qualche documento che cita la madre, non ve lo farebbero vedere. Ma normalmente si può trovare il verbale di ritrovamento con la medaglietta, noi abbiamo a Modena abbiamo ancora le medagliette, i maglioncini, le coperte. Sì, ci sono ancora queste, anche se sono passati 100 anni e così via. Quindi l'unico è sentire o l'archivio di Stato o in provincia, che era deputata al mantenimento di questo. Grazie. Poi ci sappia dire se trova qualcosa. Sì, infatti. Ci sarà una relazione, sempre in questo mese della genealogia, di Margherita Lanzetta, che parlerà di questo Oltre al fatto che ci sarà Virginio, che parla del Brasile, quindi non so se può essere d'aiuto anche lui. No, lei parlerà anche di come trovare i documenti, quindi magari tiene questa domanda anche per lei. Ecco, per tutti gli amici dal Brasile abbiamo anche Virginio, ne approfitto visto che ho visto qui i suoi saluti. È vero. E anche lui sarà il nostro relatore per parlarci della migrazione Brasile-Italia, sempre il sabato della conferenza. Ottimo.
Nel frattempo salutiamo Beniamino, stiamo rileggendo da capo tutti i commenti. Maria Teresa, che vi ringrazia, dice che grazie a voi si è avvicinata alla genealogia. Jessica, Paola, Cristina, probabilmente lei ha scritto all'inizio quando avete parlato dei ruoli matricolari, mi pare, che diceva per le donne è più complicato, però poi abbiamo visto altri esempi, quindi in realtà c'è speranza per tutti. Sì. Salutiamo Mario Vismara, Rosa, Carlo, Alessandro, Angelita dal Brasile, Eleonora Principe, se ho ancora messaggi in arretrato e da risponderti, mi dispiace, perdonami. Dopo leggo e ti rispondo. Alessio Bruno Bedini, ciao, anche lui è stato nostro relatore. Poi abbiamo tutti quanti che partecipavano al gioco. Stanno arrivando un po' da qui, un po' di là. Arrivo, parapapà. Ah, ecco, e raccontano che lui diceva Morgana e anche Maria Teresa che in America i nomi venivano un po' storpiati, come è normale che sia. Pensa come scriviamo noi i nomi americani, a volte da prendere paura. E quindi raccontano che Maria Teresa, che suo nonno da Clodoveo è diventato Cloud. Sì, è vero. Infatti, quando si fanno le ricerche online di qualcuno che è sbarcato negli Stati Uniti, magari nel sito di Ellis Island, eccetera, mai segnare spuntare la casellina che dice il cognome preciso, perché lo scrivevano come lo sentivano, come negli ufficiali che dovevano trascrivere. E infatti, negli Stati Uniti, siccome hanno un sistema di archiviazione che non è alfabetico come il nostro, si chiama Soundex, che i nomi sono registrati per suono, come che so, per esempio Wright, che si scrive col W, che si scrive senza R, però il suono è sempre quello. Ecco, quindi li registrano in un certo modo, per cui se mettete che volete quel cognome preciso non lo troverete. Se lo cercate all'estero, lasciate che sia, date libero sfogo alla fantasia, ecco. Sì, Con penso al nostra. tuo, no. Penso al tuo antenato Alessandro che è seppellito in Austria, Sì. che non si trovava perché anche in Austria avevano trascritto male il cognome, non era neanche in ordine alfabetico, quindi trovare è stato proprio un'impresa. Sì, anche perché chi lo sta scriveva non era italiano. Infatti anche Morgana dice che un suo antenato Gamboz in America è diventato Gam. Eccolo, bello. Poi tornando all'elenco dove abbiamo visto che c'era Ettore Giulio, Massimiliano dice quelli precedenti, penso che il commento sia apparso quando si parlava di quel caso, quelli precedenti senza notazioni erano atti conservati dall'archivio di Stato provenienti dal Tribunale o presso lo Stato civile del Comune? Nei primi infatti non sempre venivano riportate le notazioni di matrimonio e morte, è sempre meglio fare un doppio controllo anche sugli atti conservati dell'ufficio di Stato civile. Infatti, quelli che abbiamo trovato, sia di lui che di lei che si sposa con un altro, erano tutti dello Stato civile dell'archivio di Stato. Tutti e due. Perché? Perché quando i registri dello Stato civile sono conclusi, vengono mandati una copia, la tiene il Comune, che continua ad aggiornarla con tutte le note a margine, che di solito ogni persona ha la nota a margine sotto il proprio nome. Mentre l'altra copia, finito il registro, viene mandato in archivio di Stato. Per cui non ti mandano dei pezzettini di carta con su scritto come l'atto di povertà, lo mandano lì, oppure l'atto di morte di Andreasi, e poi devi trascriverlo e mettere la nota a margine. Ma non sempre lo fanno. Ci siamo trovati con dei pacchetti così, Sì, ma anche di più. ma abbiamo trovato quasi 1 metro, forse di più, di pizzini, cioè le comunicazioni che lo Stato civile faceva al Tribunale. Quando il Tribunale ha mandato in archivio tutti i registri, ha mandato anche il pacco di annotazioni, che non è possibile farle perché solo il cancelliere può trascrivere sullo Stato civile. Quindi un anno o l'altro si potranno mettere in ordine alfabetico e vedere di arrivare anche a conoscere queste note a margine non registrate. Per il momento noi li abbiamo trovati questi qui catalogati per comune
e poi per numero dell'atto e sono cartelline a parte. Quindi se qualcuno venisse e facesse una ricerca e non trova la nota a margine, abbiamo due faldoni belli grandi dove ci sono divisi in tante cartelline tutti questi annotazioni che devono essere inserite nell'atto di nascita della persona. Grazie. Abbiamo poi Maria Teresa Martinelli che dice che ha fatto il corso con voi e poi vi dà 10 lode. Grazie. Abbiamo Morgana che dice che si può fare. Lei fa genealogia da quando aveva 15 anni, adesso ne ha 54. Ottimo. Brava. Ciao Riccardo, ciao Mary Rosaria. Ci sono anche loro con noi. Bellissimo Ciao. avervi qua. Spero che siete bene. La cosa brutta di queste conferenze è che non riusciamo a vedervi in faccia. Sentiamo soltanto i commenti che Martina ci legge, ma non vediamo le vostre facciotte, che ci farebbe veramente tanto piacere vedervi. Facciotte. Come quando eravamo in presenza. Che facevamo le vamp. Già. Beniamino, ciao Beniamino. Ho notato consultando i documenti pubblicati su Family Search che chi indicizza tali documenti non conosce i nomi delle città o i cognomi del luogo, probabilmente perché l'indicizzante è di un altro luogo. Perché non si affida l'indicizzazione che del luogo o provincia degli atti da indicizzare? Si eviterebbero molti strafalcioni e perdite di tempo. Grazie per la domanda, Beniamino, È vero, grazie. è Verissimo. vero, è vero. La maggior parte di documenti indicizzati veniva fatto in Sud America perché non avevano necessità di avere più documenti. È che non è possibile che sia fatta dalle persone del luogo perché sono pochissimi gli indicizzatori italiani. Mentre tutto il mondo sono 60-70 mila, in Italia sono forse 600-700. Non potremo mai farlo. Oltretutto, adesso stanno collaudando un nuovo sistema di indicizzazione. Stanno usando l'intelligenza artificiale, cioè il computer indicizza le cose. Stanno facendo le prove in Spagna in questo momento. I primi risultati non sono proprio edificanti, però ci stanno provando. Quindi, se funzionerà con l'intelligenza artificiale, l'unica cosa che devono fare le persone è controllare che sia corretto. Quindi, invece di finire in 80 anni, l'indicizzazione, dicono che può finire in 10 anni. Insomma. Comunque, tutta l'indicizzazione di tutti gli atti su Family Search, che sono miliardi. Comunque c'è una cosa che si può ancora fare. Quando andate appunto su Family Search e trovate qualche documento che non è nell'indice, non è scritto nel modo giusto, se andate su dettagli, però non sono sicura che l'abbiano messo su tutti, ci dovrebbe essere una piccola icona in alto al dettaglio a destra. Con la scritta modifica, cliccando lì sopra e controllando quello che è stato indicizzato e l'atto che c'è di fianco, se vedete proprio degli errori di luogo, di date, di nomi, lo potete correggere. Tutte queste domande con Family Search, tenetele per quando ci saranno i rappresentanti di Family Search, visto che sembra che avremo un manager che viene dagli Stati Uniti, che è in Germania in quel periodo, è responsabile di tutto il mondo. Quindi fate lui le domande, mettetele in croce. Esatto, anch'io ho delle E domande vi da voi, quindi. ricordo, ecco, che Ecco. sarà esattamente il venerdì 12 novembre. Esatto. Quindi Più preparate, affilate le armi. c'è un intervento anche il sabato della conferenza. Sì, poi c'è Virginio che parlerà. Esatto. Quindi avete due occasioni per mettere in croce Ecco. i responsabili di Family Search a livello Virginio, no, mondiale. poverino, che è ormai nostro amico Virginio, ormai l'abbiamo adottato lui, no, lui trattatelo bene. Abbiamo Maria Teresa che parla di un'altra metamorfosi di nome, la nonna Gelsomina che diventa Gemma. Gemma, L'hanno abbreviato. Virginio, l'altro nostro Virginio, che fa una domanda interessante. Con le nuove leggi sulla privacy, hanno cambiato qualcosa sulla possibilità di ricerca di trovatelli? Non ha influito molto la legge, perché non cambia. Cioè, se una donna, cioè, dopo 70 anni, mi sembra che sia 70,
per i trovatelli. Si possono consultare gli atti, ammesso che, come dicevo prima, ci sia la liberatoria da parte della mamma, allora si può anche trovare qualcosa. Anche se è vecchia, cioè voglio dire, anche se è oltre i 70 anni, se c'è scritto che la madre non vuole essere riconosciuta, tolgono quel foglietto, perché secondo la legge italiana la madre ha diritto all'oblio. Se non vuole essere trovata, non ci si può fare niente. In questo caso però potrebbe essere molto interessante scoprire la vita del trovatello, cioè a chi è stato affidato appena nato, è stato nell'istituto fino all'età di 15 anni e poi che cosa ha fatto nella sua vita, che lavoro si è messo a fare, si è sposato, ha studiato, chi ha pagato gli studi. Esatto, e queste cose qua si possono trovare anche la famiglia affidataria. Per esempio la mia nonna materna, la moglie del nonno Giuseppe che abbiamo visto lì, lei era una trovatella e c'era mio papà che voleva cercare i suoi genitori e mia nonna ha sempre detto no, non mi hanno voluta, io non voglio loro. Però io ho fatto una ricerca e quello che mi è piaciuto è trovare la famiglia che l'ha presa, che l'ha allevata, e scoprire che questa famiglia aveva anche degli altri figli suoi. E quindi la storia si può volgere in meglio. E che lei i genitori adottivi sono rimasti con lei fino alla fine. Ah sì, sì. Si è occupata lei dei genitori. E poi ha studiato fino a diventare maestra che ha ricevuto la medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica. Ed era una trovatella, quindi ha avuto la possibilità di studiare, di fare... La sua storia continua. E anche in meglio. Grazie. Tiziana, la nostra Tiziana Osio, anche lei porta un esempio di metamorfosi, il nonno di un'amica da Dozio, io gli accenti ho sempre avuto un problema, è diventato Dossi. Ecco. In tempi qua. Sì, perché non una male. Volta scrivevano in un modo un po' particolare. Finché le S doppie, una era lunga e una era corta, si poteva anche capire. Ma a un certo punto la S lunga rimaneva S e quella piccola sembrava una T, quindi SS diventava ST. Come ho fatto vedere prima, Fangareggi o Fangarezzi, la Z veniva scritta come la G, con l'occhiello in fondo. E di questi cambiamenti qua ce n'erano tantissimi e quindi non conoscendo come scrivevano prima, dopo veniva fuori la nostra interpretazione, la nostra fantasia, quello che riuscivamo a capire. E qui in Veneto capita di trovare nelle parrocchie il nome di uno che adesso scrive con la X, ma il suono è Z, se non sbaglio, e prima veniva scritto con la Z. Ecco. E poi è diventato X perché il parroco l'ha ascoltato in versione dialettale e ha fatto quel suono lì con la X e ha cambiato completamente il cognome. Morgana dice che trovare nelle parrocchie il Liber Animarum, sì, ho detto giusto? Sì. È oro. Esatto, è vero. Ce ne abbiamo parlato anche negli incontri precedenti. In effetti questo è il primo libro che bisognerebbe chiedere quando si va in parrocchia, perché scoprite se quel cognome c'è in quella parrocchia. Se non c'è in questo libro, che è il censimento, più o meno, un vecchio censimento, se non c'è quel cognome è inutile che cerchiamo in quella parrocchia. Cambiamo parrocchia. Inoltre trovare non ha un indice questo registro, lo stato delle anime. Le famiglie sono registrate a seconda della visita che faceva il parroco. Se andava da destra a sinistra venivano registrate così, se andava in tondo venivano registrate così, eccetera. E la cosa bella è che non registrava soltanto le famiglie, ma anche tutti i componenti della famiglia che trovava dentro in quella casa. Il nonno, la nonna, il papà, la mamma, tutti i figli, se i figli erano sposati, con chi erano sposati, quanti anni avevano, quando... tutto proprio. E nella parrocchia abbiamo trovato anche che segnava le vacche, le galline, i maiali... Segnava tutto. Uh-huh. I servi che avevano dentro con loro. Bello. Quindi veramente, è vero, è proprio oro. Abbiamo Ambrogio che fa spoiler. Un allora, piccolo aneddoto della sua relazione.
Dice, non riuscivo a risolvere alcune informazioni su mio trisavolo, che poi magicamente ho scoperto che si era risposato con la vedova del fratello a quasi 70 anni. Nel dubbio bisogna sempre passare tutto, atti di nascita, morte, pubblicazioni, matrimonio e anche gli allegati. Ambrogio, con tutte le cose che tu ci stai raccontando nell'ultimo anno, noi abbiamo grandi aspettative per la tua relazione, sappilo. Verissimo. Comunque è vero, non bisogna lasciare niente di intentato. Abbiamo Riccardo che dice Riccardo e Rosa, infatti non ci vedete ma ci siamo. Giovanni Bigi dice, da che anno si trascrivono le date di morte sugli atti di nascita? Dal 1939 o dopo? Allora, nel mille... No, No, prima. Esatto. sapevo io dal 1861. Noi abbiamo trascrizione dal 1861 in avanti, quindi da sempre, da quando è stato istituito lo Stato civile italiano, che ufficialmente è partito nel 66, però in alcuni casi anche prima, e c'è sempre stato. E noi siamo partiti, adesso parlo di Modena, Ducato, siamo partiti nel 52 e già c'erano. Però quando nel 59 si è unita Modena al Regno Sabaudo, già là esisteva la legge che anche loro trascrivevano, una nota a margine. Infatti, negli atti che vi abbiamo fatto vedere prima, uno di questi è del 1800 e qualche cosa, adesso non lo ritrovo. Comunque, c'era la nota a margine che lei si era risposata. Chiaro. Quindi è esattamente da prima. Ok, Comunque, grazie. come è stato detto prima da Massimo Sana, se riusciamo ad andare anche in comune, se il comune, bontà sua, ci fa vedere questi atti, perché in comune sono tutti, hanno tutti la privacy, anche quelli del 1800, e non te li fanno vedere. Per questo che alle volte andiamo più spesso in archivio di Stato, perché lì non ci sono di questi limiti se non dei dati sensibili che possono essere molto recenti. In archivio storico è più facile trovare queste note a margine, Sì, è o in che noi archivio parliamo di dello archivio Stato civile. storico. Di archivio storico, perché di archivio storico si potrebbe consultare, ma non sono molti, cioè, a parte i comuni grossi che sicuramente lo hanno, gli altri comuni non hanno un archivio storico. Hanno un archivio di Stato civile che parte dal 1871 o 61, dipende, e fino ai giorni nostri, perché c'è una persona che fa Stato civile, anagrafe, ed sono tutti in quella stanza e non c'è divisione tra archivio storico sotto il Ministero dei Beni Culturali, quindi consultabili, dall'archivio di Stato Civile sotto il Ministero degli Interni, non consultabile. Lui aggiunge un altro commento e dice: non ho mai trovato date di morte avvenute prima del 1940 annotate sugli atti di nascita, ma solo date di matrimonio. Quello dipende moltissimo anche da quando è finito il registro ed è stato mandato in archivio di Stato. Cioè, ma anche perché Se prima uno si può. dell'archivio di Stato vanno in tribunale. Sì. Se il cancelliere ha ben altre cose da fare, prende le comunicazioni dal comune, le archivia e poi Se ci vorrebbe finisce lì. un impiegato addetto soltanto a segnare Ma queste no, deve essere il informazioni, cancelliere. va bene, un Il impiegato, un cancelliere. cancelliere che si occupa solo di quello. Quindi è per quello che qualche volta non è registrato, ma dipende poi sempre dai tribunali, cioè dalle Sì, città. anche perché Beniamino dice che nel Regno delle Due Sicilie la data di morte non veniva registrata nell'atto di nascita, tutt'al più nelle note a margine si trova il riferimento del matrimonio. Quindi può essere anche una Sì. questione di zona, di Sì. utilizzo. Sì, anche perché il Regno delle Due Sicilie sì, è partito dal 1806, 5, 6. Sì. Poi si è interrotto quando è terminato il regno, è passato Garibaldi e così via. Ecco, da lì si dovrebbe essere ripreso, in teoria, la trascrizione, però dipende sempre dal tribunale. Cioè, se il tribunale ha personale per farlo, lo fanno. Se non ha personale, rimangono così. E così possiamo fare la ricerca, ragazzi.
Altrimenti ci annoieremo terribilmente. Sì. Da noi a Modena forse un 50% sono registrate date di morte. Grazie. Abbiamo un commento di Paolo. Ciao Paolo, ciao Paolo. Che dice speriamo che il prossimo mese genealogico sia in presenza. Qui c'è il grande dubbio, nel senso che con la pandemia siamo stati costretti a farla online e per dire stasera siete collegati in 53 tra Facebook e YouTube. In presenza la prima sera, se eravamo fortunati, c'erano 5 persone, quindi farlo online sicuramente ci permette di raggiungere più persone, visto che c'erano persone anche collegate al Brasile, oltre a essere collegate a tutta Italia. In più, quest'anno sì, abbiamo deciso di farlo online anche per la questione di Green Pass, entrare o non entrare, luogo della cultura, insomma, non volevamo avervi tutti indistintamente perché vogliamo tutti bene incondizionatamente, quindi abbiamo scelto di farlo online. L'anno prossimo abbiamo un annetto per pensarci e faremo le nostre valutazioni. Anche perché con questa registrazione arriviamo nell'anno arrivare a 2.000, 2.500, 3.000 visualizzazioni. Se siamo in presenza avremo quelle 100 persone presenti e basta, perché poi non... Potremmo provare a farlo... A dirla tutta, in realtà, quando la facciamo in presenza, venivano fatte le registrazioni... che poi venivano consegnate la sottoscritta doveva fare la post-produzione, rimetterle online, sperando che ci fosse abbastanza linea, mentre veniva rincorsa dai relatori che dicevano non c'è ancora la mia relazione online, invece così fa tutto da solo, noi parliamo, è già online, ragazzi, riguardatela quando volete e anche io sono più tranquilla. Così, detta molto egoisticamente. Poi, argomento indicizzazione... C'è Morgana che dice, ma l'indicizzazione viene fatta dai volontari perché è stato detto che i cognomi non sono sempre, sì, eccetera. E viene fatta, dice lei, da volontari, di solito è gente in giro per il mondo. Beniamino quindi risponde, si potrebbero fare delle revisioni e Morgana rilancia con indicizzazione artificiale, meglio occhio umano. Ma per fortuna avete detto che comunque l'ultimo controllo è umano. Giusto? Sì, esatto. Okay. Ma possiamo farla anche noi comunque l'indicizzazione, basta andare dentro, cercarci un progetto e cominciare a fare qualcosa. Uno qui di Modena ha fatto così, credo che abbia fatto un 120.000 nomi o qualcosa di simile, ma lui l'ha fatto in modo molto egoistico perché voleva cercare i suoi antenati e ha fatto giusto il paese che gli interessava. Anche io ho fatto solo il paese che mi interessa, ma semplicemente perché è l'unico che capisco. Comunque, Family Search incoraggia le persone a indicizzare i registri della loro località. Sì. Questo è scritto sempre. Quando inizia vai sempre sull'indice del tuo paese. Non andare a cercare altro. Questo è incoraggiato. Però sapete, ognuno poi... Sì. Anche perché in questo modo conosci i cognomi della tua zona, conosci i luoghi che sono l'intorno, quindi se c'è scritto un qualche cosa che sembra strano per un non addetto ai lavori, tu che ci abiti sai benissimo che quello lì è un luogo che ti interessa, un luogo che capisci, un luogo che conosci. Comunque l'intelligenza artificiale, se fa ballare e cantare la Gioconda, può anche occuparsi di indicizzazione. Speriamo bene. Leonardo fa una domanda interessante, una domanda da $1 milioni. Salve, la mia ricerca è ferma a 1712 perché è responsabile dell'archivio diocesano, ritiene che non ha tempo da perdere per queste cose. Quale archivio diocesano? Perché... Però scrivicelo in privato, quale, perché così non... Sì, esatto, perché diciamo Modena invece non c'è nessun problema. Se devi venire a Modena, guarda, ci sono due persone fantastiche. Bisogna vedere dov'è, perché esatto, siamo seguiti in Mondo Visione, quindi... Esatto. Allora, noi abbiamo Modena, Reggio e tutte queste zone qui che Miglia. Si possono fare delle ricerche. Per esempio, Ferrara. A Ferrara io dovrei fare delle ricerche, vengo da Ferrara, dovrei andare a fare le ricerche a Ferrara. Ho scritto... nel novembre 2019 e mi hanno detto ci vediamo verso febbraio del 2020, poi c'è stato il lockdown, ogni 3 mesi mi dicono rimandiamo, adesso sono la prossima, dovrebbe essere a gennaio 2022, però sono sicuro che mi scriveranno di nuovo dicendo
non abbiamo tempo. E cosa si fa in questi casi? Perché c'è anche un'altra domanda, che adesso ne scavalco un po', poi torniamo indietro, che dice: se un comune non risponde, c'è qualcosa che si può fare? Quindi cosa si può fare? Poi magari sarà l'argomento di un'altra serata. Cosa si può fare quando è lato archivio che non ci dà un riscontro e noi sappiamo che lì dentro c'è qualcosa che ci interessa, ma che Allora, si quando fa? non c'è una risposta, l'unica cosa che possiamo fare è mandare un'email Certificata. certificata. La PEC. Almeno quella, sì, la PEC, almeno quella dà dei tempi, perché loro devono rispondere entro 30 giorni. Poi ti rispondono che non c'è niente, non hanno tempo. Però almeno danno una risposta, non ti ignorano. Comunque, una cosa che viene fatta qui all'archivio di Stato di Carpi, si manda un'email, archivio storico, scusate, di Carpi. Cesare. No, l'archivio storico di Carpi. Ah, Si manda un'email per dire che cosa abbiamo bisogno e quali documenti ci servirebbero, eccetera. Se dopo un mesetto loro non hanno risposto, si fa una telefonata: avete ricevuto la mia email, avrei bisogno di vedere questo, questo, questo e questo, e dopo loro danno un appuntamento. Perché avendo sempre poche persone per poter fare questo genere di assistenza, loro devono sapere in anticipo cosa devono tirar fuori. E poi ti fissano un giorno e ti dicono quel giorno lì troverai lì i tuoi registri. Quindi va benissimo fare l'email, ma dopo un tempo ragionevole, che di solito è un mesetto, si può fare una telefonata per chiedere l'avete ricevuta, magari finita nella spam. sì, qui da noi è un po' diverso, perché per esempio se voi andate all'archivio storico di Mirandola non vi ricevono neanche. No, queste cose non ve le fanno neanche vedere. Neanche vedere, perché là non c'è un archivio storico. C'è, ma non esiste. Eppure è grosso come comune. Però non. Ma quindi se non rispondono, ok, e tornando al caso di Leonardo che nel frattempo ha scritto che è pugliese, che cosa si può fare se l'archivista dice non ho tempo? Cioè c'è una qualche tattica o si spera che vada in pensione? Chiedi Molta gentilezza. Riccardo se ti dà una risposta via Sì, chat. Riccardo De Rosa, cosa fai tu quando qualcuno non ti vuole ricevere? O Maria Rosa? In Puglia, visto che Esatto, ci siete andati o ci andrete. esatto. Ok, Riccardo De Rosa, Maria Rosaria Petrilli, aspettiamo voi. Linea accesa, mentre aspettiamo voi, sono arrivati due più di messaggi di quelli che ho letto, quindi mi sono un attimo persa. Mario ha due domande sul ruolo matricolare del mio bisnonno al momento della chiamata alle armi alla fine del 1915, risulta giunto con ritardo giustificato perché all'estero. Ho provato a capire in quale paese fosse prima di andare al fronte attraverso i vari canali online tipo Ellis Island Foundation e siti simili per Brasile o Argentina, ma non ho avuto riscontri. Esistono carte o permessi per espatrio cercare in archivi italiani da cui è possibile capire il paese di... Devo andare direttamente su Facebook perché Ci non me lo sono dei mostra. documenti che Sì. noi abbiamo avuto modo di consultare. Sono i documenti della prefettura o della questura quando emettevano i passaporti. Dato che il passaporto si emette su richiesta, quindi c'è la richiesta della persona, il benestare della Regi Carabinieri o del potestà, e così via, il passaporto era relativo a un paese, non valeva per tutti i paesi. Davano il passaporto, per esempio, per la Francia e valeva 6 mesi, 1 anno, dipendeva da quello che doveva fare. Quindi dovrei, direi, di rivolgersi all'archivio di Stato se hanno Il questi fondo, fondi sì. della prefettura o questura relativa ai passaporti. Noi a Modena ce l'abbiamo e abbiamo avuto modo di fare queste ricerche. Un'altra fonte a cui ci si può rivolgere in questi casi sono i centri documentali che hanno l'equivalente agli allegati di matrimonio e il fascicolo matricolare del soldato, perché nel ruolo matricolare c'è scritto: è andato in zona di guerra al giorno tal dei tali, è ritornato nella zona di guerra al giorno tal dei tali ed è un riassunto. È stato mandato in permesso, eccetera. Ed è tutto questo è un riassunto di quello che lui ha fatto. Ma c'è un fascicolo matricolare con dentro tutte le lettere che dicono, che so, il soldato tal dei tali devi andare di qua e di là, mandatelo in quest'altro posto, eccetera.
ci sono tutte quante le lettere che giustificano questo piccolo riassunto che c'è nel ruolo. In questo caso potrebbe esserci la motivazione, esatto, che loro hanno scritto, giunto con ritardo giustificato, e dentro c'è la giustificazione del, esatto, ritardo. Ok, lui prosegue il messaggio dicendo: esistono carte o permessi per l'espatrio a cercare in archivi italiani da cui è possibile capire il paese di destinazione, dato che dai registri di imbarco non c'è stato riscontro, e avete risposto. E la sua seconda domanda è: esistono più copie dei registri degli allegati, ad esempio agli atti di morte, oltre a quello conservato in comune, e dov'è possibile trovarli? Allora, no. Gli allegati sono un unico originale, perché è la raccolta dei documenti che sono serviti per stilare l'atto, quindi ce n'è uno, è la dichiarazione di morte del medico, la dichiarazione di nascita della levatrice, così via, c'è solo quello, ma non sono conservati in comune, ma il comune non tiene quelli, sono conservati in tribunale o in archivio di Stato, quell'unica copia è lì. Il comune, appena finito, lo manda via subito, perché non ha titolo per tenere questi documenti. Grazie. Abbiamo Ugo. Ugo, come stai? Ci sono anch'io, vi seguo dalla prima conferenza internazionale, mi ricordo. Dove eravamo alla prima? Eravamo al Viaggi, ancora. Mi ricordo perché c'era un altro De Giorgio, se non sbaglio vi eravate anche scambiati i numeri. Wow. Sono argentino, eppure io faccio ricerca in Argentina, Italia, Francia e nella Svizzera da più di 35 anni. Di questi casi ho trovato migliaia. Veramente tanti errori e differenze, ma con pazienza si trova tutto. Grazie Esatto. mille, casi pratici saranno sempre. Saluti da Milano. Ecco un'altra testimonianza che si può Benissimo. fare. Grazie, Ugo. Grazie. Eri tu che 2 anni fa eri venuto con lo zainetto di Roots Tech. Mi vengono sti flash. Così. Morgana risponde a Leonardo col caso dell'archivio diocesano, che spesso i prelati possono essere un ostacolo, bisogna vedere chi si incontra, alcuni sono carini, altri sono umani. Sì, è che ogni archivio diocesano ha una regola. Reggio ha centrato tutto in curia, quindi c'è l'archivista e ti aiuta. Ferrara sta cercando di farlo. Però non vuole che nessuno vada a vederli. Ecco, però sta cercando, ma non l'ha ancora fatto. Nelle parrocchie, i parroci che sanno di dover mandare tutto quanto in curia non ti fanno vedere niente. Hanno il divieto di far vedere. A Modena, i parroci che non vogliono più perdere tempo in questo, li mandano in curia e la curia li fa vedere. Bologna, per esempio, è molto difficile, perché prima il cancelliere autorizzava la consultazione. Adesso i parroci si sono ribellati, a Bologna non sembra più possibile consultare documenti in parrocchia. In curia si può consultare tutto, in parrocchia non si può più consultare niente, perché non rilasciano più permessi. Sì, li rilasciavano, ma poi dopo i parroci dicevano: fanno presto loro a rilasciare il permesso, ma noi abbiamo da fare. Niente, io ho Sì. provato nella Lombardia, Bergamo, Bergamo, Brescia, così via. sì. Mai avuto problemi. Andavo là, parlavo col parroco, mentre nel Carpigiano io avevo il permesso della curia per fare le ricerche. Sono andato da un parroco e ho detto: ho il permesso della curia. Il parroco ha detto: non mi serve, sono io che do i permessi. E quindi, anche se la curia dice di sì, e io dico di no, voi non venite. Poi ci ha fatto vedere, però ha precisato. Grazie. Maria Teresa dice: ho fatto ricerche per un'amica e la nonna era figlia di ignoti. Posso fare le richieste io, anche se non sono parente, o solo i parenti possono fare indagini? L'atto di nascita è a Modena. Allora, ti conviene scrivere alla provincia, manda un'email alla provincia di Modena, perché sono lì, nella sede centrale. Sono archiviati lì, chiedi l'appuntamento e loro ti chiamano e poi ti danno l'appuntamento nel giro di abbastanza breve, 1 o 2 settimane al massimo, ti danno appuntamento. Ecco, lì in provincia ci sono i fascicoli di ritrovamento, mentre in archivio di Stato a Modena ci E sono, archivio storico. e anche all'archivio storico, ci sono i documenti dell'ECA, cioè l'ente di carità che si occupava dei trovatelli, con altre informazioni, per esempio a chi è stata affidata la bambina o il bambino.
C'è anche la parte economica, quanto Esatto, quanto pagavano. veniva pagata la persona che la teneva in affido. Se il bambino passava a due o tre famiglie, ci sono scritte tutte quante le famiglie dove è stato. Come la dichiarazione che abbiamo trovato? Sì, è vero. Restituita la bambina perché guasta. No, Giulina, ma come? sì, si vede che non stava molto bene, cioè, guasta. Quindi no, un errore di produzione, poverino. Dagli atti era scritto così, restituita perché guasta. Povera, che Fate tristezza. tenerezza, poverina. Oh, abbiamo un vecchio relatore Bologna 2009, Socio Iagi. Ciao Riccardo, dice: argomento molto interessante perché quando cominciai 20 anni fa non esisteva ancora Family Search. Concordo sugli stati delle anime, sono documenti più importanti. Infatti, anche noi quando abbiamo cominciato non c'era Family Search, tutto scritto a mano. E poi con i dischetti quelli grandi così. E Prima dischetti, poi poi CD. CD più quelli piccolini, esatto. Quelli tutti morbidini, morbidini. Però vi divertivate. Certo, come adesso. Ok, grazie. Abbiamo Marzia che dice che sì, YouTube è comodo per chi è all'estero per seguire questi appuntamenti. Un altro caso, sempre Maria Teresa, un altro caso di metamorfosi di nomi, stessa famiglia, figli di stessi genitori, alcuni si chiamano Chesi, altri fratelli si chiamano Chiesi. Lì è come viene trascritto. Sì, anche Esatto. noi avevamo un paio di fratelli, uno Fontana e l'altro Fontano. Ed erano fratelli. Sì. E Morgana torna a parlare del Liber Animarum che dice fatto di annotazioni, matrimoni, morti, di solito c'è un indice però. Noi non l'abbiamo trovato Non l'ho mai l'indice. trovato, abbiamo consultato tantissimo, non ho mai In trovato un diverse indice. parrocchie c'è sopra in cima il nome della casa e poi il nome della famiglia. Eh Che lei è fortunata. Andremo sì, è vero. Morgana, dici di dove sei così sappiamo dove sono i tutti a fare le ricerche a fratelli. casa tua. Sì, infatti, è più facile. Poi c'è Carlo che dà un suggerimento interessante. Dice: spesso bisogna rintracciare la mamma di latte, basta verificare a chi in quel preciso periodo era morto un figlio, facilmente diveniva una mamma di latte. Io così ho capito dove era finita una sorella di mia nonna, poi partita per le Americhe, magari questo indizio può essere utile ad altri. È vero, è vero. E abbiamo trovato diversi documenti dove i bambini venivano affidati proprio a queste mamme di latte che, fra l'altro, percepivano anche una specie di sussidio per allevare un bambino. E dove si trovano queste mamme di latte? Sempre a Lecca. Esatto. Il fondo dell'ECA, appunto, questi registroni enormi dove viene segnata la bambina è stata mandata, dicevano a balire, cioè a balia. Ah, ok. Balì, infatti, diceva, il verbo era quello dell'epoca. La mamma di latte era. Mentre è più difficile trovare quando andavano ad allattare dentro l'istituto. Esatto. Lì è più difficile perché c'è un registro di queste donne che allattavano dentro l'istituto, ma è difficile trovarli adesso perché non è che fossero conservati con cura. Ma l'ECA è una cosa di Modena, è una cosa a livello nazionale? Nazionale. Livello Sì. nazionale. ECA sta per? Faccio domande nel caso serva il pubblico. ECA sta per? Ente carità assistenziale o qualcosa di simile. Voi A sta per indovinate. assistenza, di sicuro. E sta per ente e la C mi sembra che sia per Quello che carità. volete. Sì, per carità, però è assistenza sì, sono sicura. Ok, grazie. Poi, dove siamo rimasti? Qua. Maria Teresa dice che ha fatto pubblicità su vari gruppi perché molti chiedono se ci sono registrazioni online. Su Facebook trovi qualcosa, soprattutto delle ultime serate post pandemia, perché eravamo costretti a farlo online. Su Facebook, no, su Facebook trovi anche qualcosa forse delle edizioni precedenti. Abbiamo provato a fare qualche diretta, ma non di tutto. Su YouTube trovi più cose, ne troverai di più quando Martina finirà di caricare le cose di 5 anni fa. Dopo ci sarà tutto. Poi,
Ambrogio, che ha capito tutto dalla vita, giustamente dice che in presenza ci si trova per una bella mangiata online tutta la vita. Allora, in presenza, come sa chi qui ci segue, si faceva in presenza soprattutto il sabato, perché il sabato alla conferenza poi c'era la pausa pranzo e soprattutto negli ultimi anni in cui eravamo in Sala Pucci a Modena, si andava a prendere la pizza da asporto nel baretto pizzeria lì accanto all'angolo e poi si tornava nella sala dove facevamo l'evento, che era su due piani, il piano terra c'era tutta una tavolata con un sacco di sedie, si stava lì a fare il picnic tutti insieme. Però una bella mangiata tutti insieme. Ambrogio, se prenoti da Bottura, io ci sto. Anche noi. Sì, ma Bottura. Sì, ma Bottura per un assaggino. chi è che spende 500 euro per una cena? Oh, io è un'esperienza, io non disdegno. Io potrei. Vi farò sapere. Chi paga? Io metto soldi da parte, faccio io, mi risparmierò su. Dirò ciao a una borsetta e dirò ciao Bottura. Comunque ci sono 6 mesi di prenotazione prima. Ma se gli facciamo l'albero genealogico? Sì, eh. Questa potrebbe essere un'idea. Ok, Beniamino dice, tornando al discorso di prima, l'indicizzazione, il proprio paese, eccetera, che ha provato a farlo del suo paese, no, ha provato a farlo, ma non ha trovato il suo paese. I feel you, Beniamino, perché anch'io mi trovo molto bene con Modena, essendo la mia città di origine, poi perché è scritto proprio bene, bello, leggibile, che tu vorresti sposarlo col prete, e mi è sparito, mi sono dovuta accontentare di altre cose che poi non capivo e quindi ho abbandonato. Però se voi segnalate tramite il feedback a Family Search quali comuni o quali province vi servono, le mettono in coda, vedendo devono farli tutti. Se c'è una richiesta, mettono per prima quelle che sono richieste, invece che andare a caso. Quindi se voi fate la richiesta dove c'è il feedback, chiedete. Potreste trovarvi la sorpresa di avere un comune che conoscete. Grazie. Abbiamo Renato che dice: ultimamente per legge un certificato di nascita con annotazione di legge viene rilasciata solo se si inserisce la data di nascita e non viene più fornita la paternità. Questo nei certificati, ma a noi non interessano i certificati, a noi interessa la copia fotostatica dello stato civile, dell'atto di nascita, perché un certificato non contiene l'età del padre, la professione, L'indirizzo di casa. l'indirizzo di carico. Quindi invece di chiedere un attestato, un Certificato. certificato, chiediamo una copia fotostatica dell'atto di stato civile. A loro costa molto meno farlo e normalmente lo facevano in carta libera, adesso non so più perché sono cambiate tante cose. Sì. Comunque di solito lo Sì, mandano via email. lo digitalizzano e poi ve lo mandano. È vero che comunque agli inizi del primo, cos'è, 1900 qualche cosa, sui ruoli matricolari non ci mettevano più maternità e paternità. Ah, per i nati dopo il 1944 Sì. non c'è più paternità e maternità nei ruoli matricolari Esatto. e nelle liste di leva. Però chi è nato nel 44 è ancora vivo, possiamo chiederglielo personalmente. Esatto. Grazie. Paola, ciao Paola, dice che con la genealogia ha conosciuto meglio la sua famiglia, che ha storie bellissime, bello. È vero. Grazie. Perché tu la conosci la sua famiglia? No, però è vero quello che lei ha detto, che si conosce meglio la propria famiglia, Sì. facendo genealogia. E anche Maria Quindi... Teresa aggiunge dicendo che sta indicizzando le sue famiglie e molte famiglie di amici. Su Family Search ha trovato dei parenti in Francia e in America, ha collegato le famiglie con tanta emozione. Bello. Anche questa è una cosa che succede spesso ed è veramente fantastico. Sì. Anche al corso che facciamo qui all'Archivio di Stato abbiamo trovato spesso persone che quando cominciano con Family Search e inseriscono il proprio nome, poi trovano parenti, si scambiano le fotografie. Che fotografie dove loro sono presenti che non avevano mai visto perché ce l'aveva l'altra parte della famiglia, così veramente sono emozioni. Sì, abbiamo iniziato il corso, ormai domani c'è la terza lezione e abbiamo ricevuto iscrizioni, giusto, perché non possiamo essere in tanti per via del Covid. Però sono più iscrizioni quelle che ci chiedono il corso online. Purtroppo non riusciamo a fare il corso Per il online. momento almeno no, ci studiamo.
Ecco, quindi possiamo fare solo a chi viene in presenza, e pochi. Comunque, vi racconto un aneddoto per il fatto del fare le ricerche genealogiche della bella famiglia e di una cosa veramente successa. Tenevamo lo stand di Family Search con tutti i computer in un centro commerciale e venivano spesso le persone, ogni anno veniva sempre quella stessa persona a dirci i progressi che aveva fatto, le ricerche che aveva fatto, eccetera. L'ultima volta che è venuta, che l'abbiamo vista, ci ha detto di quanto era entusiasta di questo programma, di quello che aveva scoperto, e allora gli abbiamo detto: ascolta, sabato abbiamo la conferenza in sala Pucci, vieni, ci racconti questa tua storia di successo. E lui ha detto: no, mi dispiace, non posso perché parto per gli Stati Uniti. Mi sposo, grazie a Family Search, ho trovato mia moglie. Era una sua lontanissima parente, cugino della cugina, eccetera, che avevano fatto la genealogia insieme, si erano conosciuti e avevano deciso di sposarsi. Comunque ogni settimana mi scrive. Esatto, ci scrive ancora. Quindi quando Virginio Battista al sabato a conferenza parlerà di cosa può fare Family Search per te, parlerà di questo. Non so se conosce questa storia perché è accaduta a me personalmente, però è stato proprio piacevole. E anche poi sentire adesso che ci continua a scriverci i suoi commenti, le sue avventure, quello che sta Adesso facendo. abita a Charleston. Esatto. Bello. Morgana risponde Beniamino sulla questione del paese Family Search, che quando Family Search avrà l'autorizzazione, microfilmerà anche il suo paese, quindi arriverà Esatto. poi la possibilità di indicizzare. Beniamino nel frattempo dice che Modena è un paese eccezionale. Io, anche se sono di Roma, ne ho un ricordo bellissimo, avendo lavorato lì per un certo periodo della mia vita. E condividiamo. Eh sì, esatto, siamo d'accordo con te, perfettamente. Va, va. Ambrogio dice che il sindaco di Ferrara mi ha accettato l'amicizia su Facebook per la mia famosa ricerca sul bisnonno Trovatello. Domani gli tiro le orecchie su Messenger. Sì. Che cosa ha fatto questo sindaco? Ha accettato la mia. Solo per quello. Oh. Leonardo dice che sono utili anche i registri notarili. Stavi dicendo qualcosa, Maurizio Antonio Fabrizio? Sì, volevo dire che Ferrara è una località sfortunata perché non ci sono gli archivi di stato civile. Perché l'archivio di Stato negli anni 70, o 60, c'è stato un incendio e ha bruciato tutto lo stato civile. E quindi c'è soltanto la copia che c'è in comune. Ma in alcuni comuni c'è stata la guerra combattuta forte e alcuni registri, tipo dove sono nella mia famiglia, sono stati tutti distrutti. Deve come si fa? Parrocchia. L'hanno rifatti tramite la parrocchia. Però adesso Ed è voglio dire. lì che è nata la storia interessante che ci ha raccontato l'ufficiale di stato civile. Un ragazzo è andato a fare faceva il suo certificato di nascita e risultava a Trovatello. Dopo che è stato bruciato, hanno ricostruito lo stato civile della parrocchia e si è trovato un milionario, perché il padre l'aveva riconosciuto in chiesa, ma non lo stato civile. Si è trovato quindi figlio di quella persona che era multimilionaria. Dice qua sono utili anche i registri notarili, esatto, sì, perché ci sono veramente un sacco di informazioni riguardo alla famiglia. E che sono catalogati per ordine di notaio. Esatto. Quindi può essere anche difficoltoso. Per esempio, se andiamo a Sassuolo, ci sono due notai, e si fa presto. Modena. Adesso ce ne sono forse una ventina, ma negli anni, perché poi partono dal 1200 i notai, allora c'erano 100-150 notai. E è un problema trovarlo. Però veramente i notai, abbiamo trovato noi un atto civile del nostro castello qui di Lanaceto del 1080, 1026. 1026, del padre di Matilde di Canossa. Quindi si può trovare davvero, a parte il comprenderli, però si può davvero trovare notizie interessanti, ma anche sugli archivi catastali si può trovare della roba. Noi abbiamo fatto il corso a Finale. Finale Emilia e dopo il corso facciamo la visita guidata In archivio.
e li portiamo nell'archivio dei vari fondi. E nell'archivio notarile, il vice sindaco che ha fatto il corso con noi... Era catastale. Sì. Archivio catastale. Ha fatto il corso con noi, ha visto tutti questi registri, ha visto il finale, l'ha aperto così, ha trovato la casa dove abitava suo nonno. Con il nome dei suoi bisnonni e tutti quanti i fratelli del nonno, insomma quasi uno stato di famiglia di qualche anno fa. Ecco, non vi dico i commenti del comandante dei carabinieri, che era anche lui del nostro corso, cosa ha detto nei confronti del vice sindaco che ha trovato questo. Perché era veramente molto fortunata. A prendere... Abbiamo tanti altri commenti, adesso cerchiamo di recuperare tutti. Beniamino che risponde a Morgana in merito al paese Family Search, arriverà Family Search, dice che il suo paese è già stato microfilmato, ma soltanto fino al 1861. Quindi arriverà a fare il resto? Fino al o dal? Scusate, non l'ho messo. Fino al 1861. Da quando? Perché nel 1861 in alcuni posti incomincia lo stato civile, in alcuni posti, non dappertutto. Beh, io penso comunque che allora a questo punto Family Search deve tornare per finire, immagino. È probabile, a Modena sono venuti già 6 volte. Esatto. Ok, quindi sarà questo, Beniamino. Sì. Soltanto oppure, si parla di microfilm. Sì. Quindi successivamente potrebbero averlo digitalizzato. Però sapete che da quando finisce la digitalizzazione il progetto passano un minimo 5 anni prima che sia pubblicato. Okay. Comunque prova a vedere quando vai in cerca. Hai provato a vedere invece che solo in documenti, vedere anche in catalogo mettendo il nome del tuo paesino? Perché se il microfilm è stato digitalizzato lo trovi lì. Esatto. Non è nel catalogo insieme agli altri. Ma io terrei questa domanda, Beniamino, per quando avremo Family Search. Esatto, esatto. Perché dentro in Family Search ci sono tante banche dati, una diversa dall'altra. Abbiamo Riccardo De Rosa con la questione, era Leonardo con la Puglia, l'archivio diocesano, non riusciva ad accedere. A Riccardo ha dato la risposta che ho dato anch'io, ovvero preghiamo nella pensione? Scherzo, scherzo. Insistere ad essere molto comprensivi, esatto. Però ci sono dei luoghi inaccessibili e senza giustificato motivo. E poi c'è un altro commento di Riccardo Rosa o di Maria Rosaria che dice: e Riccardo manda in amasco aperta Maria Rosaria. Ci mancate. Stai meglio adesso, Maria Rosaria? Anche Riccardo. Sì. Perché, no, perché fra poco ti vedremo al giovedì della genealogia se ti ristabilisci in fretta. Come minimo. Poi, allora abbiamo Morgana che risponde a Beniamino, che rispondeva a Morgana, che dice, allora si vede che non sono stati ancora autorizzati, non si è trovato il registro? Rispondeva lui, Morgana. Mi sto perdendo. Comunque nel suo paese di origine, Leonardo, tutto ok, anche gli stati delle anime fotofirmati. Morgana che dice, prego. Facciamo una notizia in anteprima. Ok. Un mese fa è stato firmato l'accordo tra Family Search e la Direzione Generale degli Archivi, in cui vengono autorizzate a digitalizzare anche le liste di leva. Quindi fra un po' troveremo anche la lista di leva su Family Search o sul SAN, dipende. Esatto. Ottimo. Morgana dice, l'archivio di Trieste adesso la cura è gestita da civili, suo appuntamento, nessun problema. Vedi. Ecco, vedi. Ottimo. Sì, anche da noi si è gestito da civili. Sì. Anche Maria Teresa ci dà un feedback, il parroco di Palagano. Dice, ok, mi ha fatto accedere agli atti quest'estate. Esatto, allora, è bravissimo. È bravissimo, noi siamo andati a fare le ricerche a Palagano, lui ha detto, cosa volete? Ci ha dato i registri. Lui si è messo in un'altra stanza a cercare i registri, il nome per noi, quindi lui ci ha aiutato in un'altra stanza. Infatti ogni tanto venivo, ho trovato questo, vi serve? Ho trovato questo, vi serve? E in più ci ha regalato due libri. Ah sì, è vero, abbiamo avuto 2 libri in regalo. La valigia di cartone, che parla della... dell'emigrazione dalle montagne lì, da quelle parti in America, molto interessante.
l'altro non mi ricordo, ma parlava sempre di Palagano e dei suoi abitanti. Molto belli, tutti e due. È un bravo parroco. Sì. Almeno per quanto riguarda esatto. noi. Poi abbiamo un commento. Brutta gente a Ferrara, firmato Paola Scalabrin di Ferrara. Paola, io sono di Ferrara, sono di Copparo. Esatto, l'età Copparo. Sono da Copparo. Aiuto. Ah, qui c'è Maria Teresa che chiedeva cos'era l'ECA, ma io ho visto che è arrivato l'aiuto del pubblico da casa, quando ritrovo tutti i commenti. Eccolo, Giovanni Bigi che dice ente comunale di assistenza. Ente, esatto. Riccardo De Rosa, ente comunale di assistenza. Prendiamo atto. Renato che dice ente comunale assistenza in tutti i comuni. Bravi, bravi. Mi piace il nostro pubblico. Sì. Poi, Giuseppe dice, io ho il problema di un antenato che è attestato solo negli atti di matrimonio dei figli, ma non c'è né il suo né quello di morte. Risulta una persona col suo nome nata nel 1604, ma non so se si tratta di un omonimo o se sia proprio lui. Highlander. Come si fa in questi casi? È ancora vivo. Bisognerebbe vedere dove abitava, cioè tutti quanti i figli sono stati lì di solito, ok? Precisiamo questo qua. Una cosa, un'usanza che aveva è che l'ultimo figlio, il più giovane, si prendeva cura del genitore superstite quando e quindi è molto probabile, o dei genitori comunque, è molto probabile che si trovi qualche cosa nel paese dove vivono i figli. E questo si può vedere soltanto facendo la genealogia dei figli e guardando gli atti dei figli. Gli atti dei nipoti. Negli atti dei nipoti, intanto potete vedere se c'è scritto fu, intanto, che il papà si chiama Giuseppe Fu, eccetera. E quindi nell'atto del nipote si può vedere quello. E poi dove abitavano questi figli. E lì provare a vedere gli atti di morte dal momento in cui c'è scritto fu, andando indietro. Lui dice, Reggio Calabria, l'antenato è vissuto nel XVII secolo. Le parrocchie sono gli unici che possono avere questi documenti comunque. Sì, sì le parrocchie partono dal 1600, un po' dopo di solito. Sì. Tranne alcune, per esempio da noi, il Duomo, tutti i vari duomi delle varie località partono dal 1510 circa. Sì. Ma sono tranne il Duomo l'archivio del Duomo di Bologna. Di Bologna parte dal 1450, mi sembra. Sì, comunque sì, in questo caso forse sarebbe meglio andare a fare la ricerca in curia. La curia è un po' come l'archivio di Stato, ci sono i transunti o comunque i documenti della maggior parte delle parrocchie soppresse. E quindi invece di andare in giro parrocchia per parrocchia a cercare, si può andare in curia e vedere quello che loro hanno del posto che ci interessa. Sì, poi hanno anche, tra virgolette, gli atti notarili riguardanti la parrocchia, riguardanti, quindi è possibile trovare documentazione. Noi abbiamo trovato con questa documentazione uno di Vignola, che poi fai cos'era, notaio? Sì, era un lavoro in comune. Sì, comunque abbiamo trovato tramite gli atti notarili che sono nella curia. Ok, grazie. Leonardo aggiunge Catasto Onciario. Sì. Catasto Onciario. Può aiutare, non è molto descrittivo perché va, come si può dire, un tanto al chilo, ha uno scopo solo descrittivo. Non ha uno scopo di... Cioè, tutto il catasto serve solo per tassare. Sì, quindi c'è scritto più però, in precisione quello che uno ha. Sì, mentre l'onciario è soltanto molto descrittivo, generico, giusto per arrivare a quantificare una tassa. Non si trova sempre tutto. Ok, grazie.
Fiore Fortin Laura, mio nonno del 1893, aveva fatto la terza elementare, ma nel ruolo matricolare hanno scritto analfabeta. Si sono sbagliati. Anche perché di solito in quel periodo la terza elementare era già un lusso. Esatto. Poi questo è l'anno, dunque 1893, abbiamo visto nell'atto invece di quello c'era scritto che aveva fatto la terza elementare, quindi comunque sì, è capitato anche a me che siccome ho detto che avevo fatto tre classi superiori e avevo conseguito il diploma, ho detto beh, ma adesso non vale più quello, quindi terza elementare. No, come? Come? Non è terza elementare. Io ho tanto di diploma che dice che sono insegnante. E quindi, ma a Quindi quel sì. momento Eh, lì mi hanno scritto in quel modo. La cultura. nel frattempo salutiamo chi si è collegato adesso, no, in realtà i commenti sono delle 9:30, ma non li leggiamo adesso perché state scrivendo in tanti. Beniamino dice: una cosa strana che mi è capitata, la morte di qualche bambino in un orfanotrofio dove il bambino ha nome e cognome e poi viene dichiarato che il bambino è di padre e madre ignota. Sì, allora in questi istituti, ma anche allo stato civile, c'erano gli ufficiali, cioè impiegati, che si chiamavano agenti comunali, avevano l'incarico preciso di inventare nome e cognome per i bambini. Quindi alle volte gli davano anche due o tre nomi. Anselmo, Maria, Giuseppe o cose di questo genere, è più un cognome che loro inventavano ed era il loro ruolo. Quindi hanno nome e cognome, ma è vero che sono di padri e madri ignoti. Quindi il cognome è stato inventato sul momento, ma risulta. Ma è come al brefotrofio di Vicenza che dicevano che ogni mese aveva un cognome che iniziava con una lettera diversa. Sì, E esatto. sì, perché dappertutto lo facevano in un modo, chi guardava sul calendario e prendeva il nome dei santi, Sabatino, per esempio Sabatini, è un cognome del Trovatelli, a meno che non deriva dal nome Sabato, perché c'era anche il nome proprio di persona, però Sabatini in alcune zone è perché la persona era nata di sabato e così via. Grazie. C'è Riccardo che anche lui rimembra i picnic che facevamo al piano terra, i bei tempi, i tempi pre-Covid. Ci rifaremo, dai. Ma la visita alla cetaia non è piaciuta? Non l'abbiamo ancora fatta. Con Non loro l'abbiamo no. Fatta. Ah, no, con te non, tu non c'eri È quella volta. vero, è vero. allora no, fa fatica, se gli è piaciuta. Tu non c'eri quella volta, è È vero. vero, ma la faremo. Però così spoileri i segreti dei relatori. I relatori, ok, pubblico da Prendiamo per casa, mano. adesso ci confessiamo, i relatori quando facevamo gli eventi in presenza li viziavamo da paura, cioè proprio visite caseifici, acettaie, la Pagani Automobili, cioè queste cose proprio da relatori. Adesso si fa tutto online e quindi meno male che Ambrogio si accontenta di una mangiata. Ok. Renato, che ha parlato del certificato prima, che papà, scusate, che Maurizio, Antonio Fabrizio diceva, Lapsus. inizia a essere stanca a cedere, e che diceva che Un minuto io potrei vederci meglio. parlavate prima del certificato, giusto? Ti ricordi? Devo Sì. riprendere. Ok, lui dice non rilasciano copia fotostatica perché tu dicevi che il Sì, devi certificato ci chiedere. interessava, che a un certo punto ci interessava quest'altro, e lui risponde non rilasciano la copia fotostatica. Il comune, lo stato A me civile. l'hanno Eh sì, fatto. avete visto il Ah. suo certificato di nascita? È stato chiesto l'anno scorso, non è che abbia chiesto tanto tempo fa. Ma io ho chiesto Ferrara, ho chiesto Bologna. Napoli e Milano non mi hanno mai risposto, No, è questo è vero, anche vero. Palermo non ci ha risposto. Mentre le altre città, perché diciamo così, noi facevamo, abbiamo fatto il corso anche in carcere, e i detenuti non potevano certo scrivere per chiedere documenti. Io ho chiesto documenti per loro e me li hanno mandati tranquillamente. Sì, proprio la È copia una scelta del fotostatica. comune. Sì, è vero. Ti è capitato un comune brutto? Un gente antipatica? Mentre all'altro è capitato il fatto di animare un con È l'indice. vero. C'è di tutto. Morgana, aspettiamo di sapere dove.
Poi abbiamo Giuseppe che abbiamo risposto prima, che ci aveva scritto su YouTube, adesso ci ha scritto su Facebook, ma la domanda è lo stesso, quindi speriamo di averti risposto. Anna Maria chiede se esistono dei registri di persone che nella prima guerra mondiale sono stati arruolati come telegrafisti. Io questo non lo so. Ci informiamo e ti facciamo sapere. Tu contattaci sulla nostra. Anzi, iscriviti se non ci sei già nel gruppo Facebook Mese della Genealogia, che è il nostro corridoio dove noi chiacchieriamo al di là di questi appuntamenti serali. Rifai la domanda lì e se non ti sanno rispondere questi due signori, ti risponderà qualcun altro dei nostri relatori presente nel gruppo. Il gruppo si chiama Mese della Genealogia. Poi c'è Paola Scalabrini che dice che le avete risposto alla domanda prima che ve la facesse. Questa si chiama efficienza. Abbiamo lettura del Marzia, pensiero. infatti Marzia, che dice: i miei non si trova per più di 32 anni, sono dovuti a parenti in Italia, non volevano che i documenti fossero trovati e gli impiegati erano infermi dalla malavoglia. Per fortuna poi c'è Family Search che dice che ha trovato tutto Sì. su Family Search. Che avventure, ragazzi. Maria Teresa dice che ha cercato Belluno civile, ma c'è soltanto il periodo napoleonico. Per ora sì. Sì. Hai provato a guardare su catalogo invece che solo su documenti? Poi facci sapere. Riccardo ha la domanda: come stai? E questo ci fa capire quanto siamo rimasti indietro con le domande. Dice che sta meglio, ma poi vi sentirete in privato, vedrete voi. Certo, quello era solo. Sì. Sì. Salutiamo chi si è ricollegato nel frattempo, che arriva qualcun altro. Anna Maria dice che ha fatto richiesta del ruolo matricolare all'archivio di Stato, ma non ha trovato traccia del bisnonno. E allora, Anna Maria, ti riguardi Facci questa sapere trasmissione. quale archivio di Stato c'è, cioè in quale città. Però avete spiegato all'inizio cosa si può fare se non si trova, cioè in base a dove è nato, dove è partito, Sì. giusto? Quindi quando finisce la trasmissione te la riguardi da capo, perché all'inizio dicevano, perché infatti Anna Maria è arrivata da poco, se non sbaglio, che ha salutato, loro all'inizio spiegano proprio questo caso del ruolo matricolare, cioè come riuscire a trovarlo. Se non riesci a trovare risposta neanche nell'inizio del video di questa sera, gruppo Facebook Mese della Genealogia, poni lì le tue domande e il signor Maurizio Esatto. Antonio Fabrizio ti risponderà. Francesco, Non lo ciao so. Francesco, che chiede se ci sono aggiornamenti per il nuovo portale Sun. Ah, Hanno hanno detto di sì. però noi abbiamo trovato delle cose terribili, per esempio delle Ma in positivo o in negativo? negativo, nel senso che ci sono delle striscioline piccoline, piccoline così, ci devi cliccare sopra. Sì. E allora si allarga l'immagine, però dopo, se vuoi passare a quella successiva, devi rimpicciolirla piccolina, piccolina, piccolina. Sì, funziona anziché no, però purtroppo non abbiamo notizie diverse. So che è cambiato il direttore, è cambiato quindi il direttore dell'archivio centrale, è cambiato il responsabile del SAN, è cambiato l'assistente del responsabile del SAN, però non è cambiato il SAN. È sempre lento uguale. Cioè, nel senso che, visto che collaboriamo con l'archivio di Stato, sono state portate tante magagne al responsabile del SAN, non ha preso in considerazione niente, vanno avanti per la loro strada. Sì, perché frequentando l'archivio ci siamo accorti di alcuni documenti che ci sono in archivio e che dovrebbero esserci sul SAN e che invece non ci sono. E che sono state digitalizzate. Esatto, che siamo sicuri che sono stati digitalizzati. Ma non. Per esempio, non so, sul periodo ci mancano alcuni indici. Per quanto riguarda Modena, comincia col 1866, però non c'è tutto, molte cose mancano. Comunque funzionava meglio quando c'era ancora Daniela Ferrari. Esatto, quando c'era Quando la. c'era Daniela Ferrari le cose funzionavano bene, poi Erano bei tempi. Che è andata in pensione. era di Ferrara lei, no? Sì, No, Mantova. ah sì, è vero, di Mantova, Mantova, scusa, Mantova. Mantova. Daniela Ferrari, che era Direttrice. direttore, dopo è diventata sovrintendente della regione Emilia, Lombardia. Sì, Mi ricordo che è stata la nostra relatrice. un paio di Anche volte. lei, sì. Eh sì.
Mi ricordo. Maria Teresa ci fa due nomi, Don Pietro e Don Tomek. dove? Poi aggiunge sotto, perché ci siamo persi, questo l'ha scritto Nelle 20 parrocchie ci minuti sono anche fa, passate le lingue quindi. precedenti? Sì, beh, lo stato delle anime più vecchio l'ho trovato nel fine 1700. Esatto, sì. Fine 1700 le più vecchie. Diciamo che lo stato delle anime, secondo la mia interpretazione personale, è nata quando Napoleone ha istituito lo stato civile. Lui l'ha istituito nel 1797 con la Repubblica Cispadana e poi Cisalpina. Anche se non ufficialmente era in una copia sola, lo teneva solo il comune, poi nel 1806 è diventato legge del regno. Ecco, in quell'occasione, secondo me, lì hanno cominciato anche loro a capire che tenere questi registri è utile. Capito, grazie. Giuseppe, che era quello dell'antenato Highlander che non compare ma c'è, dice che a Reggio Calabria però tutti i registri parrocchiali sono stati digitalizzati e messi gratuitamente a disposizione di tutti, quindi ha potuto sfogliarli. Questo suo antenato dovrebbe essere morto tra il 1671 e il 1680, quando ancora i figli stavano a loro volta figliando. Forse l'unica soluzione sono gli atti notarili. Non è detto però che ci siano, perché un atto notarile, cioè, implica una registrazione di qualche documento. Di un certo valore, quindi o c'era un contadino, poteva essere Un atto di un mezzadria? atto di mezzadria o una compravendita di case, Sì, o altrimenti, o bestiame. magari qualche matrimonio particolare, Esatto. altrimenti gli atti notarili lì. Sì, ammesso anche che si possa essere come inquilino, ma come fai a trovarlo? Se è inquilino in una casa, come fai a trovarlo? Quindi Diventa questo è un difficile. altro caso per Sherlock. Esatto, comunque Si può veramente trovare, però ci vuole un po' di tempo. sono messi gratuitamente a disposizione per tutti, dove però? Nel sito della parrocchia o della curia? Beh, cambia qualcosa il dove? Eh sì, perché se sono online, allora anche qualcuno da Milano potrebbe fare le sue ricerche se i suoi sono di Reggio Calabria. Se invece sono Sì. soltanto, eh? No, nel Sì, no, senso che cercavo di capire il collegamento con il fatto di trovare No, no, l'antenato. è solo perché è bello sapere che ci sono i registri disponibili. Sì. Esatto. Forse qualcuno può essere interessato a saperlo, in quel Ah, senso. ok, la Sì. discorso a parte, sì. Perché per esempio anche Reggio Emilia, a Guastalla, ci sono molti registri digitalizzati, però nel loro archivio a parte. Archivio diocesano, beh. Oh, ottimo. Quindi è l'archivio diocesano che li ha messi, o Ma sono online o comunque sono i sono... dati. Boh, dice digitalizzati. Sì. Va bene. Giuseppe, dacci altre risposte. Penso che abbiamo perso, dove siamo Peccato, arrivati. è peccato, stavo pensando, che abbiamo Cosa? finito la registrazione ieri l'altro per l'Università di Reggio Calabria, che abbiamo parlato dei siti e questo Potevamo. abbiamo saputo oggi perché avremmo potuto metterlo nell'elenco dei siti consultabile Sì. da Reggio Calabria. Perfetto. Oh, ecco, ci ha dato il link. Wow. Bello. L'hai registrato, Martina? Perfetto. È qui scritto, la registrazione c'è su YouTube, su Facebook, quindi poi. Poi Ottimo, così. Giuseppe, se vuoi iscriverti nel gruppo Mese della Genealogia, poi puoi pubblicarlo lì come risorsa per tutti quanti se lo desideri, altrimenti comunque abbiamo la registrazione. Grazie. E siamo arrivati a Paolo Gaddi che dice che lui ha trovato due generazioni con un processo dell'Inquisizione. Ci ricordiamo questa storia. È vero. Però vedi Paolo, l'Inquisizione, i verbali sono a Modena e Venezia. Venezia, sono stati conservati quasi nella loro interezza. Negli altri ci sono pezzi bocconi, perché il duca di Modena le ha avvocato a sé quando ha chiuso
e quindi sono rimasti pressoché intatti. Però sono giusto questi due casi. Però hai avuto dei bei parenti, eh? Che poi ce l'aveva anche raccontato, no? Non sì, era sì, venuto sì, a raccontarcelo. Sì, sì. Ce l'aveva raccontato, sì, sì. Sì, che non so se la tua registrazione è già online o se è tra quelle che prima o poi io caricherò online. Beniamino, che rispondeva alla questione del bambino morto in orfanotrofio, che era in orfanotrofio però aveva il nome e cognome che abbiamo detto che gli davano le persone, eccetera, dice: i nomi non erano inventati, erano nomi reali del posto e veniva dichiarato anche il comune di provenienza. Per questo dice che è una cosa strana. Ma infatti i cognomi, cioè inventati, erano non soltanto quello che gli veniva in mente alla persona, ma erano anche, non so, che, cognomi, abbiamo trovato uno di questi che diceva che lui era un discendente di una tal famiglia perché aveva il cognome uguale, ma in realtà lui era un trovatello. Lui pretendeva di essere nobile perché aveva quel cognome. Cioè no, non era nobile, voleva appartenere a quella famiglia conosciuta. Quella casata, aveva lo stemma, sì. Aveva tutto. In realtà suo padre, mi sembra. Sì, era perché i nomi venivano... Sì, i nomi e cognomi sono reali nel caso, nel senso che li prendono anche cioè li prendono dappertutto. Li prendono dalle città, li prendono dai laghi, dalle montagne, li prendono da abitanti che ci sono lì in giro, proprio perché la cosa non deve pesare sul bambino. Sì, è come la storia di Ventura. Mm-hmm. Il cognome Ventura, che deriva da Bonaventura. Però a Bologna, nel secolo scorso, c'era un signor... Due secoli fa, c'era un signor Ventura che era pieno di soldi. Venturi non aveva eredi e ha dato tutti i soldi all'orfanotrofio a patto che tutti i bambini si chiamassero Venturi. Meglio come tutti adottati. Tutti. Quindi come se fossero i suoi figli. Ma in realtà aveva un cognome reale, vero? Sì. È bella questa cosa. No, comunque questo me l'ha raccontato Venturi questo. Comunque questa cosa dei cognomi dei trovatelli veramente entusiasmante farci una ricerca, perché si scoprono delle cose bellissime anche su come vivevano, perché il cognome stesso che veniva dato aveva un significato particolare. Sì, e poi mettevano anche dei cognomi molte volte offensivi ai bambini, come se fosse colpa loro, tipo bastardi. Poi Napoleone ha vietato di mettere i cognomi che indicassero che erano trovatelli. Giusto. Mm-hmm. Abbiamo Riccardo De Rosa che dice che sta aspettando la visita guidata. Fabrizio Maurizio Antonio. Morgana che ha risposto per il Liber Animarum. Con indice nei paesi dell'Istria. Ah beh, è tutta un'altra parola. Eh sì. Anche se sono cattolici, è tutta un'altra cosa. Beh, guardate, se parliamo di registri parrocchiali, quelli favolosi che noi abbiamo trovato sono quelli del Trentino, perché loro fungevano anche da ufficiali di stato civile. Quindi in un atto di nascita trovavi che lui si era, intanto di fianco c'erano scritto il nome dei genitori, quando erano nati e quando si erano sposati, poi di fianco, come nota a margine, il bambino con chi si era sposato, dove, quando, se era emigrato era andato là, se invece rimaneva lì aveva, non so, si era trasferito in un altro posto, insomma c'era tutto, proprio tutto, anche la morte di persone emigrate. Esatto. Anche perché nel Trentino c'era fra le parrocchie italiane e quelle estere una comunicazione continua. Se un bambino nasceva, per esempio, negli Stati Uniti, il certificato veniva mandato nella parrocchia d'origine, anche se era di là. Sì, quindi, Trentino era Austria allora. Sì, però sì, c'era questa cosa qui, quindi fare le ricerche lì, se avete antenati da quelle parti, troverete delle cose favolose. Abbiamo Riccardo che risponde in merito alla copia fotostatica di cui si parlava prima con Renato, se non sbaglio, e dice: per la copia fotostatica a volte non li rilasciano prima che siano trascorsi 70 o 100 anni dalla compilazione dell'atto. Quindi anche questa cosa è da considerare. Sì,
soprattutto se ci sono delle note a margine, che la nota a margine, non so, il tuo antenato è nato nel 1800, la nota a margine l'hanno fatto nel 1960, non te lo danno perché è da lì che decorrono i 100 anni o i 70. Quindi Quindi dal dato aggiunto più recente. sì, Esatto. dall'ultima registrazione a margine. Ok. Grazie, grazie Riccardo. Poi abbiamo Maria Teresa che dice che guarderà il catalogo. Abbiamo Giulio, ciao Giulio, che dice che l'Associazione Genealogica Lombarda ha finito l'indicizzazione dei quattro tomi dell'Indice dei Testamenti della provincia di Bergamo che parte dal 1630, verrà presentato e reso accessibile anche in associazione. Fantastico, grazie. Ottimo lavoro, bravi. Sì, bravi. Poi c'è chi si sta collegando ancora adesso. Ciao a tutti, buonasera a tutti. È un po' tardino. Voi sapete che andiamo a letto dopo un pochino, vero? Ma facciamo Siamo un una po' diretta non stop fino a venerdì. Abbiamo Virginio Mantesto che ci ricorda che lo Stato delle Anime fu istituito nel 1614, che questo è un dato sì, utile. venne istituito dal Concilio di Trento. Però non era molto. Sì, Cosa? anche perché, sì, non, cioè, non era molto preciso, anche perché Ah. nei primi che troviamo ci può essere soltanto l'elenco delle persone, oppure in quella casa ci abitavano sette persone della famiglia Montorsi, oppure c'erano i nomi delle persone, ma senza indicazioni vicino, cioè se erano quanti anni avevano, cose del genere. Poi hanno cominciato a metterci gli anni, poi in seguito l'hanno perfezionato ancora di più. Comunque averlo è una cosa bellissima, eh? Anche soltanto sapere che nella tal famiglia c'erano 4, 5, 10, 12 persone, sai comunque che la tua famiglia viene da lì e Sì, li quando cerchi. io parlavo del 1700 era utile per la ricerca anche, non soltanto utile per sapere se il cognome era lì. Abbiamo trovato per esempio nel Bergamasco, lo Stato Sanimarum, dove c'era registrato tutta la famiglia con tutte le generazioni. Solo con un foglio abbiamo fatto 5 generazioni con un foglio solo, per dire quanto era registrato con cura. Quelli Infatti poi c'è anche precedenti non c'era niente di che. sì. Infatti poi c'è anche Giovanni che dice che lui a Reggio Emilia ha trovato qualche Stato delle Anime del 1585 e parecchie del 1622. Sì, dopo il Concilio di Trento sono partiti lì. Francesco dice in Puglia anche del 600. Sì. Chi offre di più? Virginio aggiunge istituito nel 1614 insieme al rituale romano da Papa Paolo Sì. V. Adesso abbiamo una domanda di quelle da detective. Mariana dice: sto cercando un battesimo di Via Dana del 1856. Sapete indicarmi una parrocchia? Perché ce ne sono tante lì? Stato delle anime. Lo stato delle Ecco. anime comincia ad andare a Via Dana. Quante parrocchie ci sono a Via Dana? Allora, prima di tutto potresti guardare su internet le varie parrocchie che ci sono in Via Dana e la loro storia. Esatto, La loro istituzione, quando sono state quando sono state istituite? istituite. Perché se una di queste parrocchie è stata istituita, che so, nel Nel 1000. 1880 e non dice che ha preso i registri da un'altra parrocchia, lì ce l'hai soltanto dal 1880. Quindi prima guardare la storia della parrocchia. In questo modo ne puoi smaltire alcune. Poi armarsi di pazienza e anche magari facendo una telefonata al parroco chiedere se sa che nella zona ci sono cognomi di quel genere. Grazie. Il Toto Stato delle Anime, Leonardo rilancia con a Cannosa di Puglia, lo Stato delle Anime più vecchio del 1603. Sì, è Quindi. sempre dopo il Concilio di Trento, quindi quello è il periodo. Anche se, ripeto, sono utili solo per sapere se il cognome c'è o se non c'è. Dopo I primi, poi gli altri gli invece, altri sono venuti quelli che più. sono scritti meglio sono quelli che sono veramente il tesoro di cui parlava prima. Perché ci sono tanti. Massimiliano, scusa, ti ho Niente, interrotta. niente. Massimiliano Niente, niente. rilancia ulteriormente, dice che a Milano ha centinaia di Stati delle Anime fin da metà del Cinquecento, più o meno per tutte le parrocchie. Bellissimo. Sì, sono casi, come per esempio dicevo, i registri battesimali sono venuti fuori dopo il Concilio di Trento, però
da noi parte dal 1512, quindi 50 anni prima. 60 e ce n'erano prima. Anche prima, solo che non venivano registrati. Sì. Non tutti almeno, quindi, e non così, così precisi. Sono casi in cui sono molto vecchi, ma non sono tanti, dipende. No. Voi poi avevate, come si chiama, il patrono di Milano, Sant'Ambrogio. Sì. Sant'Ambrogio, che era come un papa, quindi aveva tutte le regole diverse rispetto a Roma. Esatto. E da allora, nonostante siano passati 1800 anni o quello che è, rimangono ancora diversi, separati. Poi Giuseppe ci chiede il link al gruppo Facebook di cui abbiamo parlato, e quindi è questo qua, proprio si chiama Mese della Genealogia, lo trovate proprio nudo e crudo, lo trovate anche collegato alla nostra pagina Facebook, Conferenza Internazionale di Genealogia. Poi Alessio Bruno Bedini, nostro amico, ci dice che la digitalizzazione delle fonti genealogiche di Reggio Calabria, di cui ci parlava Giuseppe, se non sbaglio, è stata fatta da un volontario, Ben Van. Questo lo conosciamo, perché è proprio quello che abbiamo presentato al corso di Reggio Calabria. Questo l'abbiamo fatto vedere, che si possono scaricare tutti su Excel, o quasi, comunque si possono scaricare molti atti. Tra l'altro bellissimo, perché mentre Alessio ci scriveva questo su YouTube, contemporaneamente su Facebook Giuseppe ci diceva, per quanto riguarda Reggio Calabria, segnala anche il sito suo, un olandese che abita nella nostra provincia, che ha fatto le indicizzazioni di tanti di questi registri in costante aggiornamento per facilitare la ricerca, soprattutto per chi non ha familiarità con la paleografia. Quindi infatti, questa è un'altra risorsa. Infatti quando l'abbiamo presentato dicevamo che il sito era quasi impronunciabile. Il suo cognome olandese, giustamente. Sì. Siamo arrivati, stranamente, sembra forse all'ultimo commento, che è di Beniamino, che dice: mi sembra che l'obbligo della compilazione dei registri parrocchiali derivi dal Concilio di Trento, per cui... Sì, certo, è giusto. Infatti. Cioè, no, da lì è stato obbligatorio. Esatto, prima... Prima dipendeva dal Vescovo. La curia decideva di far sì che si facesse registrazione. Sì. Come anche i transonti, che dovrebbero esserci sempre, ma siccome non era una cosa obbligatoria, chi lo faceva e chi non lo faceva. E molto spesso quando lo facevano c'erano anche dei buchi in mezzo. Quindi abbiamo una volta assistito a una conferenza in curia in cui presentavano le parrocchie che avevano iniziato prima del Concilio di Trento. Sì. Ed erano parrocchie dell'Emilia Romagna e della Toscana. Ce ne sono un bel po' che sono cominciato verso il 1510, 12, e così via. Interessante, grazie. Sembra che siamo arrivati alla fine delle domande. Sembra che non ce ne sia più nessuna. Okay. Ma si aspetta, ne arrivano ancora. No, è perché mi era sfarfallato qualcosa e sembrava che invece no, era sempre il commento di Beniamino che ho appena tolto. Vi ricordo il gruppo Facebook Mese della Genealogia, che è il nostro corridoio, è la nostra sala dopo l'evento in cui ci alziamo in piedi e chiacchieriamo tra di noi. Quindi se volete continuare le conversazioni, se avete altre domande per i relatori o insomma fare chiacchiere tra voi del pubblico, quello è il posto giusto, quindi iscrivetevi. Al momento delle iscrizioni ci sono delle domande da fare, cercate di rispondere per quello che potete, perché ogni tanto arrivano delle richieste anche da dei troll, da degli account fake, quindi per cercare di capire se farvi entrare o meno, provate a rispondere in qualche modo. Grazie, stanno arrivando i ringraziamenti, grazie a tutti voi, grazie Maria Teresa, grazie Luciano. Vi ricordo a questo punto il prossimo appuntamento, che sarà, prendo il calendario che si è fatto a una certa ora e ora non ricordo più nulla, venerdì 15 ottobre, ore 20, sempre in diretta Facebook e YouTube, sempre serate registrate, quindi se per qualche motivo non potete vederla tutta o potete vederla solo un pezzo, non c'è problema perché potete recuperarla. Il titolo della serata sarà Il Gaffinio de Tribolare, a cura di Rinaldo Loris Bressano, presidente di ARSAS, Associazione Recupero Salvaguardia Archivi Storici. Detto questo, stanno arrivando altri ringraziamenti. Grazie a tutti.
Grazie, li leggo velocemente per essere sicuro di non perdere domande last minute, ma sono tutti quanti ringraziamenti. Grazie a voi, grazie a Daniela e a Maurizio, Antonio, Fabrizio, Polelli, detto amore mio, ma santo tua moglie ti può chiamare così, va bene così. Grazie a tutti, buonanotte, noi ci vediamo quindi venerdì prossimo. Ciao a Ciao. tutti e Ciao. buona serata. Grazie a tutti.